Buonasera Marco. Ciao, Gaspare, ciao Mario. Ciao Gaspare, ciao Varian, ciao Varian, ciao Gaspare. Allora, Varian, com'è andata la conferenza Nintendo? Ma merda. Ti rispondo. Ah, ecco. Com'è andata la conferenza Nintendo? Nintendo. Comunque, sento il mio eco, non so se può essere fastidioso, devo riabbassarlo. Ma boh, non lo so, io non ti sento, non lo sento l'eco. Mi risento. Bene, bene, due o tre chicche, non da poco. Sì? Chicco un caracol. Chiccole? Chicco Ma le super chicche? è. Si può super chicche, sì. Ottimo. Allora, aspetta, segniamo intanto chi è che è venuto prima che ce lo scordiamo. Tutti gli altri assenti. Tutti gli altri assenti, come ieri allora, mannaggia. Ieri nessuno si è preso nessun punto. Tempo di magra. MG, il trofeo dei 5 colpi a testa in 5 secondi, lo hai fatto col tempo rallentato. Sai che non mi ricordo. Mi sembra di no, però, ho usato quel trucchetto che dicevano nella guida, quello di cui parlavo, cioè, Il di cui trutto. parlavo ieri, quindi lì vicino a una stazione di polizia bisogna rubare due furgoni, incastrarli nel vicolino, quindi creare un vicolo cieco dove tu stai dentro, in modo che i poliziotti non possano venire a sparacchiarti e nel frattempo tu prendi la mira e cerchi di uccidere 5 così. Questo era uno dei due metodi per farlo. L'altro non mi ricordo, sinceramente. Però guarda che 5 colpi a testa in 5 secondi è tanta roba in quel gioco. Beh, l'avevi Non detto che era è difficile. semplicissimo, eh. L'avevi detto che era difficile, quindi. Perché già trovare 5 poliziotti che non ti, come si dice, non ti sgamano subito è già una rottura. Un miracolo divino. Già. E niente. Devi farlo praticamente col capo rallentato perché io prendo la mira così velocemente no. Provaci. Mi sa che ora avevo provato anch'io a fare così e non ci sono riuscito. Ho provato il secondo metodo. Uno dei due. Buono. Va bene. Allora, quindi varia. Io i colpi a testa li faccio facilmente, il problema è trovare 5 nemici, appunto. È proprio lì il problema, Gasper. Abbondo. È proprio lì il problema, figliolo. C'è solo un posto, mi sa, dove c'è, appunto vicino a quella stazione di polizia. Ce ne sono Scuola di 4 o 10, però appena polizia. spari si dilega, cioè si vanno a nascondersi anche loro ai ripari e basta. E 5 secondi c'è. Ecco perché Scuola avevo fatto quello lì, quindi di si polizia. ammassavano tutti di qua e di là, tanto non riuscivano a passare oltre i camion bloccati e tu. No, Mannaggia, no, ovviamente no, scuola sui di passanti, sui poliziotti. Cioè, polizia. sui passanti sarebbe stata una passeggiata, scusa. È proprio questa qua, scuola di polizia, scuola di polizia, scuola di polizia. Va bene, allora, se Varian non ci vuole raccontare niente della conferenza. Già. Graviti! Buonasera, 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 buonasera. Come va? Ciao, graviti. Ciao, ciao, ciao. Good Come? evening, guys. Buonasera, Egi, Ciao, Eci. buonasera. Ciao,
Ce lo facciamo una shoutout a Deji, Marco? O glielo devo fare io? Sul che carino! Grazie, Edgy, Edgy, ma troppo buono sei. Il Super Beats, il Super Beats torna di nuovo. Però io ti rilancio. No, no, ma non farlo. Ma no, grazie, Marco. Grazie ragazzi, siete troppo buoni, siete troppo buoni. Abbraccino per tutti, abbraccino per tutti. Grazie mille. Ma dovete risparmiare i soldi, che sono tempi duri questi, eh? Però vi ringrazio tantissimo. Sono sempre io primo, dice. Come no. Io in un giorno ne ho sparati 4-5 quando tu non c'eri. È vero, guarda, tifosi migliori della settimana, Edgy 300 e MG 200. Comunque, Varian dice, hanno presentato un po' di giochi già usciti in altre piattaforme. Già Gaspare, già, ma anche che è Metroid 5? Cos'è Metroid 5? Zelda? È lunga da spiegare scrivendo, ma non devi scrivere due cose, cosa c'hai, le ditina stanche. Le ditina stanche. Hai le ditina stanche. Ma cosa è? Hai cicciato tutto il giorno. Hai cicciato tutto il giorno. Che vuol dire? È l'MG poliziotti che trovano i veicoli. Sì, sono vecchio. C'è pure l'artrite. Vabbè, Groviti, Edgy, come state? Gaspare è lì a platinare tutto il platinabile, perché chiaramente la scuola è finita, quindi ecco perché gli fanno male le ditine, Andate in pace. Invece Varian è troppo vecchio, non ci vuole raccontare della conferenza Nintendo, non ci vuole dire nessuna parola. Va bene, allora niente. Io tutto bene, io tutto bene. Un po' di fame, onestamente. Ancora questa gengivite continua ad andare avanti. Io ho telefonato a 6 dentisti oggi per vedere se trovavo un appuntamento disponibile sotto cassa integrazione, così per dirla. E niente, non ci sono appuntamenti disponibili da qui a 3 mesi a venire. Da. E quindi praticamente mi hanno detto: o vai privato o non ti possiamo aiutare. Se i dottori mi attacca al treno, appunto, il nostro treno di Red Dead Redemption, e mi attacco al treno, al tram, e appunto niente, praticamente se continua così la prossima settimana dovrò andare in privato, e mi hanno detto che la tassa minima sarebbe intorno alle 55 pound. Sì, sì. Cioè, una visita normale di routine in tempi normali dovrebbe essere intorno alle 25. Si è doppiata, perché chiaramente loro che cosa vogliono? Vedono che appunto le liste per la cassa integrazione sono tante, sono lunghe, quindi spingono un sacco per gli appuntamenti privati. Detto, cioè, boh, vabbè. E niente, quindi sei stanco, no, Groviti? Oh, mi dispiace. Te l'hai fatto il riposino pomeridiano? E gli dice tutto bene a voi, scuola finita, finisce settimana prossima per Gaspare. Groviti tutto a posto, un po' stanco. Sì, stanchi, avevo, avevo letto Groviti, infatti io ho risposto se si era fatto il pisolino pomeridiano. Edgy, com'è finita la live? Com'è? Che hanno 20 anni, si fanno il pisolino a 20 anni, a 40, cosa fanno? Sono già... Ma veramente io mi ricordo sempre mio nonno che consigliava dopo pranzo il pisolino... Una mezz'oretta, sì, un'oretta così. Tuo nonno cosa faceva? Il contadino forse? No, mio nonno ai tempi quando mi diceva queste cose già era pensionato. E comunque no, lui aveva un...
comunque no, lui aveva un negozio di merceria dove, dove vendeva profumi, lana, questo tipo di cose. Quindi cosmetici. No, questa cosa qui nasce dal fatto che prima i contadini, come la maggior parte dei contadini, si svegliavano presto la mattina e ovviamente il pisolino pomeridiano ci poteva stare. No, allora il pisolino pomeridiano viene dall'ammontare potenzialmente di carboidrati che tu mangi a pranzo. Da stamattina siamo in giro a fare giardinaggio nelle ville dei ricconi. Bello, Graviti! Hai qualche foto che ci puoi mandare? Anche qualche sasso sulle finestre, spacca qualcosa. Ma no, ma perché? No. In Bibbia ce l'ho. Ma no, ma che invidia! Tu c'hai i soldi, rifatti tutto il set di vetri del primo piano. Ma no, mica quello se lo fa meglio, una volta rotto quello se lo fa ancora più bello. Appunto. Appunto che fai? Ma tu glielo rompi di nuovo? Magari Groviti c'ha che è un negozio di vetri, che ne sai? Ah! Una vetreria. Ah, quello è ottimizzazione del business, eh? Quindi vendere un servizio e nel frattempo venderne anche un altro. Oppure un gommista, quindi va in giro a bucare le gomme delle macchine e poi ci mette il volantino. Assolutamente. Scusa, bisogna sapersi un po'. Ma sei brutto proprio, Sei brutto proprio. Cioè, ma l'invidia lasciala nel girone lì dell'inferno. Che brutta persona sei. Sei. Scuola. Odi la scuola e noi approviamo. Ti capisco e ti comprendo e veramente sono d'accordo. Pessimi. No, mai fatte le foto in casa dei clienti. Il mio capo mi uccide se mi vede presi. Lo sai cosa puoi fare, Graviti? Sentiamo la cazzata. Me la autodico. Puoi installare una videocamerina nel tuo berrettino, ci metti un buchino proprio dalla videocamera. Nel bottone della camicia. O nel bottone della camicia, sì. E connesso puoi sharare tutto insieme a noi. Non è una meraviglia? Non ti hai mai visto qualche signorina fare il bagno? Le finestre aperte, queste cose qui anni. Detective Groviti. Detective. Allora, ragazzi belli. Allora. Intanto io giro la schermata in game. Grazie mille. Grazie mille a tutti per la pazienza. Nel caricamento di questi 7000 screenshot. E allora, Graviti, hai avuto il tempo di vedere cosa ti piace nel nostro No, che dopo ci bannano a noi, lascia perdere. Che c'entra ci bannano a noi? Sta dicendo che la posta su Discord? Posto su Discord, dopo magari c'è qualcuno, metti che è la casa di Eiji e a Eiji non sta bene, poi ci banna, cioè ci segnala e ci banna. Allora, Eiji è talmente così carino che sicuramente dirà venite a stare a casa mia per una settimana solo perché siete così carini visto che la mia casa vi piace. Sì. Nella cantina è vero Eiji, ma non è vero oppure non so, in giardino oppure a svuotare la piscina e riempirla con dei bicchieri da un litro. Svuotare la piscina e riempirla con dei bicchieri da sì. Che vuol dire? Ho anni sì ho anche votato il film da vedere. Bello, davvero. Bello, quale hai votato? Aspetta, fammi vedere. E andare a vedere che film hai votato. Cinema, sondaggio film, anche tu questo? Anche tu Resident Evil? Inizia ragazzi, sarà... Che vedremo allora Resident Evil. Sarà una cagata mostruosa, io ne sono convinto. È una cagata mostruosa? Secondo me sì, ragazzi. Mi sa che saremo sulla scia di Thunder 4.
No, 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 secondo me sarà sulla scia di Batman Ninja perché è anche esso di animazione, quindi. Porca miseria. Quindi. Ma il bello è che io non finirò mai di dirlo. A me all'inizio Batman Ninja a me piaceva. Tant'è Quindi che era sono quel film ritornata 80. indietro. Sì, fino a un certo punto era fighissimo. Tant'è che sono ritornata Sì. indietro quando è arrivato Wolfgar, che in questi giorni non l'abbiamo visto, mi stiamo cominciando a preoccupare. E lui è venuto un po' verso la metà e lui ha detto: Wolfgar, guarda, ricominciamo da capo perché era bellissimo. E io ero convintissima che appunto andava a finire bene. Ma ci sono rimasta malissimo quando effettivamente era successa tutta quella cosa lì. Che non vi dico per chi non l'ha visto. Sai quando ho sbarellato, possiamo dirlo questo, quando ha cambiato quello stile lì quei 5 minuti? No, non è vero. Aveva sbarellato già da prima. No, da lì secondo me ha sbarellato tanto. No, no, no. Io ti parlo della storia, non ti parlo della grafica. La grafica è stata fatta a proposito, di proposito. Sì, però secondo me fino a quel punto lì c'è stato proprio un cambionetto e infatti vuol Ma dire. non è stato un cambionetto, la grafica in quel modo ti ha fatto capire che c'era un'altra, tra virgolette, storia. Piaciuto quel cambio così drastico, cioè non aveva senso, cioè mi ha disturbato tantissimo. Però Vabbè, ragazzi, io ve l'ho detto un sacco di volte, io i film li voto in base alla storia. Se poi la storia ha senso, allora io poi guardo il resto. Però se già la storia mi crolla, io non. Niente. vado a Vai. fare una doccia d'opos. Ciao. Vai, vai tranquillo, Groviti. Ci sentiamo dopo. Tanto noi stiamo appena iniziando a Red Dead Redemption, quindi ce la possiamo fare. Vai tranquillo. Ho fatto Allora. vedere tanti rispetto a questo film brutto. È un Quindi film ti sei brutto? informato? È un film brutto, Gaspare? Anzi, adesso sai cosa facciamo, Gaspar? Tutte le volte che tu voti il sondaggio dei film e non vieni, ti togliamo 2000 punti. Bello! Facciamolo! Quindi per Facciamolo! questo Facciamolo! Allora, a devo venire. chi vota? Ok, allora metterò un annuncio domani. A chi vota il film e non viene, 2000 punti in meno su Stream Elements. Dovete portare la giustificazione per tipo da quando si andava a scuola. Però aspetta un minuto, scusa, quanti. Aspetta. Perché se no non ha senso, aspetta un A Wolfram. minuto. Wolf Silver Wolf? Silver. Silver Wolf. Ciao tesoro, ciao, com'è? Allora Marco, no, 2000 punti non si può fare perché considera che tu ne hai 6000, ma una persona normale ne ha 2000, 2000 e passa. Quindi No, quindi 2000 non si può fare, semmai va sotto zero, poverino. fare un salito e poi me ne vado. Oh, no, perché? No, No, questa. devi restare almeno per la metà del film. No, 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 lo Almeno la metà. deve vedere tutto. Se non viene, allora. No, comunque 2000 no, sono tanti. No, Facciamo vabbè, sarà 2000. Ho 500, dai. 500. Pikachu! capito. Pikachu! Pikachu. Pikachu! Giù, giù. Allora, Silver, scusate quando io lurco, voi lo sapete appunto perché alla fine potenzialmente che succede? Succede che io la sveglia mi sono alle 5 del pomeriggio, io mi alzo, mi preparo, cioè mi alzo, lurco i ragazzi, chi sta streamando, saluto lurco, poi mi vado a fare la doccia, mi vado a vestire e poi arrivo, mi preparo per il mio streaming. Quindi praticamente vado talmente di corsa che tutto questo appunto lo devo fare in un'ora che non riesco praticamente neanche a stare 2 minuti e praticamente salutare tutti. Quindi sì, questo è quello che succede. Io presumo che ancora Jordi e Albi sono live. Sì, vedo. Sì, buono. Va bene, allora, quindi
Io direi di ritornare al nostro Red Dead Redemption. Lascio la play accesa senza che la veda io, ma non è la play, vedi, eh? Sul Discord. Siamo su Twitch e su Discord. Quindi voto non fatto, quindi non puoi togliere punti. Va bene, va bene. Va bene. Lo sapevo che andavi a cogliere. Ebbene, effettivamente. Allora, aspetta che me lo scrivo. Allora, quindi, chi vota per il film del venerdì e non si presenta, sono 500 punti in meno. Aspetta che me lo scrivo, così domani faccio l'annuncio sul server. Votare giustifica controfirmata da Mattarello. No, me ne frega niente, la dossier. Sono 500 punti in meno per mancato Rischiamo che non venga più nessuno. film. ma queste sono cose che perdono loro, ci perdono loro, Marco. Ecco, visto, Silver dice che è giusto, quindi vedi, è giusto, è È fair. giusto togliere così tanti punti. È giusto che diamo una penalità a chi dovrebbe, a chi ha dato la propria parola e non si è mostrato. Visto, mi piace, mi piace. Farei i tuoi punti, bisogna sempre gli ho sempre dappertutto, non capisco perché tutte le volte dici dove sei. Gaspare, lo sai che esiste una bella stellina sul browser? Cioè, tu la clicchi? Usala, prova. Non è brutta. Allora, ragazzi, dove eravamo rimasti? Urca, c'è un punto esclamativo giallo. Wow! Va bene, allora vediamo, ci sono missioni bianche? Vabbè, questa qui la evitiamo perché lo sapete il perché evitiamo questa qua, vero? La stellina per metterla nei preferiti, dai, assassino. Giusto, ma io non ti sento. Voi lo sentite, ragazzi? Sì, Te. piuttosto. Ah. Non mi senti? Perché è basso il Discord rispetto all'hangout, te l'ho detto. No, si aggiustano i volumi su Discord. Bestia. Clicca sul mio nome. Guarda, clicca con il destro sul mio nome. No, infatti. Era a 100, adesso l'ho messo a 140. Ecco. Ecco. Va bene, allora Silver, comunque com'è andata la giornata? Tutto a posto? Groovy in questo momento è andato a farsi una doccia, Eiji ci ha lasciato con 300 bits, se n'è andato. E non mi ha più parlato, non mi ha più parlato. Aspettate che alzo un attimo questa cosa perché... Tutto tranquillo. Bene, mi piace quando tutto è tranquillo. Quando tutto è tranquillo è tutto più bello. Denti, l'ha detto prima, non c'eri. Sì, il Ne ha problema con... tolti 5, dai, io lo dico io. Ne ha Ma tolti 5 no, ma adesso. non è vero, ma no, Non ci no. sarà dentro. No, quello che dicevo prima è appunto che ho telefonato a sei dentisti, tre nella zona dove sto io e tre al centro. Ma proprio a centro centro, nessuno di loro è disponibile per fare appuntamenti sotto cassa integrazione. Tutti vogliono essere pagati in privato. In privato l'appuntamento te lo danno e va dai 55 pound a salire. La gente altra, senza soldi, può morire. Quindi praticamente ti faccio capire a che livello siamo. Ora, praticamente, infatti, quello che dicevo prima è, mi sa che se dovesse continuare sabato, domenica e ancora, quindi tutta settimana è ancora continua, io lunedì prossimo dovrò prendere un appuntamento in privato e andarci in privato, perché... Per me aspetti troppo. Siamo solo a martedì. Però, fai tu.
Maran. Mary ha bisogno di parlarmi. Va Di qua, bene. giustamente. Andiamo da Mary. Mary è andata via. L'hanno vista piangere. Era nel buio di una serrovia. Uguale, io pensavo alla streaming dell'abbonamento. Chissà, non si è Buonanotte. Ma no. La stellina dei preferiti. Stufato non è ancora pronto. Lo so. Ma io quanti soldi ho? Sono Io che ho 689 e passa. E te Vabbè. ne servono solo 55 per Just l'artista. Andy. Just Andy. Certo, me li faccio prestare da Arthur i soldi. No, certo. Vabbè. Mi mancava questa. Butta, butta, butta soldi, butta soldi. Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Che brutta! No, no, e ancora no. Questo è il nome della missione. Questo è il titolo della missione. Una tipa. Mary Beth. L'aveva detto prima. Ma non sei attento. Ma brutta, ma è vero che è brutta. Guarda che tipo di che collana baggiana che sa. Baggiana. Chi dice baggiana? Perché dalle vostre parti. È un po' come Babbani, ma con la I. No, vuol dire volgare. Vuol dire è troppo eccelsa, diciamo. È arrivato Gomorra intanto. Gomorra, buonasera. Buonasera, Gomorra. Come stai? Come sta tua sorella? I wouldn't change. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, that seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. But Mr. Morgan, real problem is Tilly. What? She's been taken by them former brothers she used to run with. Madonna, questa donna è piena di grinta, rage, dying. Di rabbia. Non mi ricordo rabbia. Rage, mi ricordo nel Metal Gear Solid 4-5. Ti ricordi Metal Gear Solid 4-5? Sì, 6-7? Quando uno dei cattivi vince. Capisco. Sorprendo, visto per niente oggi in casa, quindi non ce lo so dire. Sto bene, grazie. Va bene, va bene, va bene. Tutto a posto. Finché ovviamente ha caricato questo gioco. Il problema alle gengive continua, però ti chiameremo Gengis Lara. Gengis Lara. Che brutte cose. Che brutte cose, figlioli. Niente, io non ti sento veramente, cioè, davvero. L'importante è che mi sentano loro. Ma se non ti sento io, non ti sentono loro, sì. Se vogliamo uccidere i suoni molesti dell'ambiente, è così. No, 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 ma Marco, guarda! Stai facendo drift. Drift con la carrozza. Che tristezza, ragazzi. Che tristezza. Madonna santa. No, stavo dicendo che la voce non c'entra con i suoni. Si è dato la patente, dicevo. Topolino! 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 Bella lì. Amore, dove siamo? Che bella casetta.
Questa è la casetta delle praterie che vi dicevo. No. La casa nella prateria. Il suo viso gentile. Dove sta, donna? Amore. Muoviti il culo. No, andatevene. Vuoi vedere che gli dà un pugno in faccia? Vuoi vedere? L'ha accoltellato! E lo sta pure frugando! Mi sta roba! Ma dai, ma questa donna è meravigliosa! Ma dai! Stupenda! Rompi la serratura, dai, ci andiamo piano piano. Ma che tutto, dai, che donna. Che donna. Che donna, sì. Fantastica. Oi. Non vedo un chiet. Chi è questo? Boh, un tizio che ho, uno sconosciuto che io ho ucciso. Perché? È un barricadetto. Era barricato dentro e io l'ho ammazzato. Anello di platino, hai detto? Platino? Hai già platinato il gioco? No. No. Anch'io, no. No. Fruga nell'armadietto. Chiudi l'armadietto. Ti conviene, Marco, se vuoi che noi sentiamo che tu parli, metti il microfono nel sedere. Può essere che sentiamo bene il tuo volume. Anche sentire anche qualcosa. Oh, che brutte cose. Che brutte cose, ragazzi. Prendi medicina. Perché non prende la medicina? Prendi la medicina. Junkets. Sigarette premium. Ma le, io voglio le figurine. Perché non posso mai trovare le figurine? Non lo so. Che c'è qua? Scusa. Ma è la porta d'ingresso. O meglio, la porta del retro. Sfonda. Sfonda. Ma questi l'avete visti? Ma. Cioè, ma sono io che avevo. C'è qualcuno che non si presta. No, più che. No, secondo me lui stava facendo altro. Però, poverino, abbiamo salvato in tempo. Oh, povera figliola. Vieni. Vieni, va. Devi dare fatica a sentirmi sul disco, la mostrarci su. È mia colpa! Povera ragazza, va tutto bene, ti abbiamo salvato. E adesso spariamo a tutti. Ho già preso il fucile. Compendio aggiornato. Cos'è, una zebra o un cavallo, quello che credo? Non lo so. Non è manco il mio cavallo, ma io. Quindi spara lei. Maronna. La pagherete tutti quanti, lei dice. Cioè, è un po' una buca. Ce la può? Ma lei dice che c'è il nuovo. Certo, c'è il nuovo, puoi dare tutto al mio cielo. Dice. Beh, non è tanto colpa del cielo. È colpa magari della linea. No, dal telefonino i suoni si amplificano, quindi ancora meglio. Ancora meglio. Sì. Si amplificano molto di più, infatti sono sconsigliati. Il rumore viene. Mi amplifica tantissimo. Senti di più il resto che la tua voce, quello sì. Non l'ho mai capita sta cosa, perché comunque dovrebbero essere ottimizzati per i movimenti, per i suoni, eccetera. Non l'ho mai capito. Ma porca! Che cellulare hai, Mora? Oi! È morta stecchita. No! No,
quello. Pezzo di merda. Non sei altro. A nice little chat. Ma questo cavallo che cosa c'ha? Boh, qualche malattia strana, sicuro. È un incrocio. È un incrocio tra un dalmata e un cavallo. Tra una mucca, una zebra, un cavallo, un po' di tutto. Dalmata. Pure la criniera c'è, Maron, ragazzi, Maron. E dov'è la tizia? È ritornata con chi? Ha preso un altro cavallo, il cavallo del tizio ha preso. Ha detto ci vediamo lì. Ok. Quindi io sto andando vici. Ha ucciso mio cugino. Lui dice che lei uccise il cugino. Vabbè. Madonna. Dove cazzo la sto andando io? Minchia, io convinta, via, cammino. Invece. Hop. Galumba, bambalumba. Eccola là. Bambalumba. Bambaramba. Buonasera. Sono arrivare prima di lei. Come? Lei è partita prima, sono arrivata prima. Ah, lei è arrivata prima, è chiaro. E allora, lasciamo questo pezzettino di merda qui. Che è? Io penso che anche lei dovrebbe andare dal dentista perché non ha qualche problemino che ha. Il passato non ci abbandona mai. Però No, dai, lo risparmiamo perché è poverino. Dai, tu. No. Però appena ti vedo di nuovo ti faccio il culo così, te lo so dire così. Perché le donne non si toccano. Cioè non vogliono essere toccate. Giusto? Giusto. E allora, fammi vedere un po' che cosa c'è qua dentro, che ancora io non ho finito di frugare tutto il frugabile. Frugare il mobile. È bellissima questa! Peccato che dura pochissimo. Ma è così, cioè... è la morte di Mario. Ci hai mai giocato a Super Mario tu? A proposito, non te l'ho mai fatta questa domanda. Vabbè, questo è il codec. Certo che ho giocato. Io ci ho giocato col primo Nintendo, con le cartucce che me lo prestava mio cugino. Sì. Il famoso cugino. Ho giocato quindi quello originale. Sì. Yeah. Okay, e comunque quindi... l'ho giocato, mi sa... mi sa fosse l'unica volta in cui... Quindi li hai giocati tutti e sei? I primi? Però... I primi? Ma no, ho giocato solo quello.
No, se mi hai detto nella cassetta, c'era nella cassetta dove c'erano. Mi sembra che c'erano 6. Variana, quanto No, c'erano? 6, 5, 6. io mi ricordo che c'era solo questo. Giusto osservazione, ti dice Silvio. Visto? Bella. Chi c'era ai tempi dello SNES? Chi c'era ai tempi dello SNES che ha giocato come me? Ha giocato la Super Battle Royale. Super Mario Battle Royale. Io no, sono piccolo. Per SNES c'era la All Star. Macaga. Silver, macaga. Nel Nintendo 8-bit sono il primo. Sulla e io infatti parlo della All Star. Allora, c'era ancora la cartuccia, mi sa che c'era solo quel gioco, non c'era ancora le raccolte come sono. Ci stiamo parlando di 30 anni fa. Allora, la All Stars che dice. Era quello originale, punto, basta. Cioè, non Ok, c'erano quindi le master va bene, a posto. Quindi no. edge. Buu, Sto parlando di 30 anni fa, più di 30 facciamoci un anni fa. fail a Marco. Facciamoci un fail a Marco. Perché sei brutto e cattivo. Sei brutto e cattivo. Sei brutto e cattivo. Non si fanno queste cose. Le cose si fanno bene. Ecco. Io li ho giocati tutti i belli All Stars. Bello Che quel gioco. comprendeva 1, 2, 3 e Lost Levels, quindi il 2 giapponese. Mica sono vecchio come te, 75. Poi hanno fatto un'altra versione che oltre a quelli comprendeva anche il Super Mario World, che era il 4. Wow, vabbè, Vero. tutti sti mondi. A me piacevo. Wow, io ho giocato all'originale, ho giocato al Pang e al Super Pang, mi sa da giochi, Il roba che Pang. vuoi, Cos'è il Pang? roba che vuoi, quello dove c'era l'omino che sparava una specie di fionda verso il tetto, verso il soffitto, e c'erano le palle rosse che rimbalzavano, che quando le colpivi si dividevano in due, poi in quattro. Pang e Super Pang, se lo vedi lo Se riconosci. lo vedo lo riconosco, sì, ma alla situazione attuale non mi. Bello punk, dice Wolf. E Ah, pensa che quello se mi lo sa. ricorda, brutto ceffo, che non sei Mi altro. sa che l'ho finito solo una volta, Chi? buttandoci Pang? dentro, buttandoci dentro tanti 200 lire che erano. Ma chi? Il Pang? Sì, la sala giochi, ovvio. Dove? So io. E sì, c'erano degli impegni che. Lost Sì? è un messaggio di Wolf. Brutto ceffo che non sei altro, sei brutto. Super Va bene, allora qui ho derubato tutto il derubabile, ce ne possiamo andare. Che poi tra l'altro è la casa della tipa. Vabbè. Dove sta il mio cavallo? scomparuto. Sì, lo so che sono Il brutto. mio cavallo non riesce a sentire. Ma dove cazzo allora sta il mio cavallo? Io Scomparuto. davvero non riesco a capirlo. Cavallo più strano del mondo. Ah, è vero, perché siamo andati via con la diligenza, con quella specie di carrozzone. Vabbè, allora ci sta. Allora ci sta. Allora mi prendo il dalmato. Che adesso praticamente diventerà un mio cavallo, chiaramente. Io non volevo. Però. Pazienza. Trotto galoppo. Trotto galoppo. Beh, mi sa, settimana scorsa no, hanno detto che hanno rilasciato una nuova versione di Metal Slug. Sì, l'ho letto anch'io, l'ho Una intraletto, non. cosa tipo un sostanziale strategico, qualcosa del Però genere. non mi sono soffermata perché comunque non è un gioco che mi piace, quindi. Non so, chi si ricorda di voi, forse solo Varia, che giocava in sala giochi a Elevator.
quello dell'ascensore dove gli sparare. Tu forse vorrei dire elevator, bestia. Era tipo un, abbastanza pixelato. Era un elevator, sicuro. E lo chiamo, lo dico come... Yo, che cosa vuoi? Che cazzo? Ho una domanda. Oh, ciao Fabio Tronchin. Sì, sì, dice Mario, vedi che sono. Hai una domanda, Fabio? Dici Fabio, dici tutto. Come si fa a fare un sondaggio in live? Mi spiegate? Allora, tu fai barra, quindi... Fai barra P-O-L-L. Giusto. Quindi barra quella del 7, P-O-L-L. Pull. Bravo, esattamente come l'ha scritto il mio Silver. Soltanto che se io lo scrivo mi parte, quindi ovviamente non posso scrivere. Se tu lo scrivi ti parte, però lui l'ha scritto e va. Perché a lui non parte. Sì, perché mi parte ovviamente il personaggio. Il personaggio. Circus Charlie, no, non lo so. O forse sì. Me lo ricordo anch'io. Aspetta, era quello con i giochi del circo, ce n'erano diversi. Era quello? Sì, doveva saltare tipo sulle palle. Ok, allora l'ho visto quello. C'era tipo Maro che erano brutti. Madonna. Parte il sondaggio mettendo quella roba, sì. Quindi mettendo, te lo scrivo così perché se no non so come si scrive, quindi così, senza i trattini e senza gli spazi, io te lo metto perché se no non mi parte, quindi barra P-O-L-L. È esattamente come l'ha scritto Wolf, come l'ha scritto Silver, quello che ha scritto Silver è giusto, tranne l'asterisco davanti. No, infatti ha messo prima il più e poi ha messo il per. Bisogna mettere solo barra, pull. Risponde alla tua domanda, Fabio. Ok, bella. 10 punti per me. No. Ah no, non si diceva niente, peccato. Ok, bye. Grazie raga, tutto rego. Ricorda che qui troverai sempre una porta aperta. E anche una chiusa, perché quella d'ingresso è chiusa. Cioè. Se no c'è controcorrente. C'è controcorrente, ragazzi. C'è controcorrente, stavo dicendo. Ciao. C'è controcorrente. Allo. Rapina in casa, ragazzi, ci sono rapine in casa che forse dovremmo fare. Ma scusatemi. Ah, l'incarico proseguirà in... Ah. Ok, indaga sulla casa. Mela. Mela. Mi raccomando Fabio, cita chi ti ha aiutato. Sì, no. Ma anche no. Mi sono ragato da Lady Croft che è stata così gentile da dirmi che insomma che si faceva così. Grazie. Ma come sei altruista oggi, Marco? Noi pensiamo sempre agli altri, ma non pensiamo mai. Con i beats, poi ora con questi consigli che glielo dati. Cioè, se viene, vuole consigli, però c'è cioè, un cambio, almeno una piccola citazione. Cioè. Chiediamo soldi. Sì. C'è quel quadro che non c'è qualcosa qui, cioè? Sì, assolutamente Silver. Cioè, avrà fatto il vaccino. Ha fatto il vaccino sabato, quindi magari se non vuole andare all'inferno. Con me sulla coscienza. È vero, Marco? Non credo stia parlando di me. Beh, no, non credo che stia parlando di me. Non ho fatto niente. Quando una volta che non faccio niente. Neanche io ho fatto niente. Urca? Credo che stia parlando in generale, Urca. No. Beh, ce l'ha con
Lui. Cioè, lui stesso ce l'ha con lui, ovvio. No, quello lì che sta passando. Quello lì che sta passando in mezzo alla strada, certo. Ovvio. Va bene. Quello della finestra. Quello della finestra. Chissà, se vieni poi al fiere è andato a salvare il gattino. Appena arriva glielo chiediamo. Appena arriva glielo chiediamo. Perché non viene oggi? Ok. Vabbè, il multi-quality c'è. Il multi-quality c'è. Non mi può dire che non c'è il multi-quality. Vieni senza timore. Non aver paura. Allora, ragazzi, ma quante cazzo di missioni abbiamo sbloccato? Wow. Assalto alla diligenza. Mica. Mica. Ha 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 ha. Bon. Mica. Boh, ragazzi, mi sa che quella missione di ieri qui ce la siamo persa, ahimè. Beh, oh, che dire. Pazienza. Beh. Niente, allora, facciamo questo assalto alla diligenza. Cavallo legato, cavallo temporaneo. L'ex moglie di Bezos ha donato 2,74 miliardi di dollari per efficienza. Brava, ha fatto bene. Ha fatto benissimo. Così quasi 3 miliardi. Ma così deve essere, perché ne hanno talmente tanti di soldi che è meglio che li donano a chi soldi non ne ha. Io spero comunque che non si perdano tra quelli che vogliono fare gli scarti, sì, quelli che si imboscano di soldi, sì. Le associazioni che dicono che fanno carità e poi sono i primi a prendersi il 70% delle donazioni, brutti ceffi. Vabbè, anche noi abbiamo un business da mandare avanti, certo. Brutti ceffi e basta. Dio, Terenzio. Diglielo, Terenzio. No, you always talk, but with coaches, guns are more significant than words. Oh, I'm fine with both. Quindi sì, Wolf, non ci hai detto cosa ti stavi riferendo con qualcosa, non qualcosa. C'è qualcosa che non quadra, quindi c'è qualquadra che non cosa. È così difficile da dire, Marco? Infatti che l'hai sbagliato anche tu, quindi. No, io l'ho detto in tutti e due i modi, in modo che tu capissi sì, che già, cosa perché vuoi non dire. Sapevi dire qualcosa, quello giusto. Quello giusto e c'è qualcosa che non quadra. Quello giusto. Quello alla Wolf e c'è qualquadra che non cosa. Sei troppo gentile, come dice 75. Hai visto che c'ho ragione io? Questo, sai cosa c'è? Se tu trovi un'improvvisa gentilezza da parte di qualcuno che di solito non è gentile, Gatta Cicova. Malfidenti. No, malfidenti niente. Ehi, Beats. Sta cosa. Marco. I Beats vado a dargli a qualcun altro, non c'è problema. Vai. Mica sì. Vado a dargli da Murat, perché ne ha bisogno, poverino, così povero. Ma che le hanno tolto 500.000 dollari di pubblicità, poverella. E quella piscinetta che manco gli arriva alle ginocchia, come faccio niente. Con l'acqua putrida. Guarda che schifosa, che non la cambia da 20 giorni. Maronna. Bobby, ragazzi. Ma io c'ho il coso senza coso.
Il coso senza coso. C'è stata chiarissima. Chi? ma se voi state guardando quello che sto facendo, chiaramente capireste. Fammi catturare la clipina che il coso senza coso è molto coso. Ma no, ma perché? Perché di sì. Ma no. Vediamo se riesco a beccarla. Madonna. Ma ce la fai? Ma ce la fai, Marco? Il coso senza il coso. Ok, pubblica e via. Voglio pure io la piscinetta sul balcone. Io la voglio qui sul portico, qui davanti in mezzo alla porta. Ok, la clipettina è andata. Lo vuoi salvagente, Silver? Clipina, il coso senza il coso. Ma che ce ne facciamo di questa clip? È terribile. Sì, mi piaceva. Ma di tutte le clip che puoi fare, cioè tu fai quelle più inutili, ragazzi. Ma è bello sottolineare che degli sbagli buoni. Sì, ma degli sva qualcosa in... Non so notare. No. Appunto, ecco perché ti ho chiesto voi anche il salvagente. I miei vicini qui hanno messo giù una piscina abbastanza media, diciamo. E ieri, guarda, facciamo dentro il cigno, quello gigante gonfiabile. Bello! Più grosso il cigno che la piscina. Bello, bello! Già, volevo fare una foto, ma erano lì che mi guardavano. No, non c'è bisogno. Per voi è... Scusate, no? Però si vede, potrei farlo quasi quasi. Ma che ce ne facciamo? Com'è? Che ce ne facciamo? Ah, non la vuoi fare? Sì, sto scherzando, dai. Va bene, no. Marco, fai questo regalo, compragli la piscinetta, Lara. Ma ce l'ho! Oh, abbiamo un nuovo tizio inglese, Lara. Ce l'ho, ce l'ho a Palermo. Giota, hello! Giota. Hello to you too. Hello to you too. Una cosa che sia costosa, no, niente piscinetta. Uno perché niente a Palermo già ce l'ho, uno. Due perché anche volendo non ho dove metterla. Due. Tre. No. Cioè, no. Ma perché sei talmente piccola che potresti farla anche nel bidet, quindi. Peccato che io non ce l'ho il bidet perché siamo in UK. Non ce l'ho porta. Cioè va. Allora. Ci sei. Jota, tell me, what's good and what's bad? Just hello. To be fair. Jota, c'è qualcuno? Muoviti intorno. Muoviti il culo. Cioè, allora, prima mi ha detto di ripararmi, ora mi devo... Beh, insomma, decidetevi, dobbiamo far saltare le cariche, urca, quindi allora dobbiamo far esplodere la dinamite, mentre la dinamite ci passa sopra. Dinamite ci passa sopra, voglio vedere la cosa. Sì, aspetti ancora un po'. Boh. Dinamite? Ma mica capito? Aspetta, guarda il mio cavallo proprio non ce la fa più.
saresti sopravvissuto a 2 secondi nel West. Dovrei sopravvivere. Nel West c'è la sfida. Nel West. La carne da avvoltoio. Questo cavallo a che non cavalla, a che parte proprio? Io sono campione di nuoto pozzallese. Primo posto, secondo posto, un terzo posto. Bravo Gaspar. Bella. Quante doti che pozzallese. Di pozzallo, presumo. Certo. O di una pozzanghera. O di una pozzanghera, certo. Ma voi che dite che dovrei fare una doccia? No. Allora, intanto Gomora. Ciao Jimmy, benvenuto. Ciao Jimmy, ciao Jimmy. Jimmy, buonasera. Jimmy, buonasera. Gomora dice Windows 11. Prime immagini del nuovo sistema operativo rilevato da un Wii. A quanto pare integra anche l'ecosistema Xbox e Tegra. Bello! Figo! Peccato che l'Xbox non ce l'abbiamo. Sono 9 anni che pratico nuoto, dice Gaspar. Bravo! Oh, bravissimo, il nuoto fa benissimo. Ah, le annunci loro? Ah, fantastico, meglio ancora. Ce l'hai anche un bel fisico possente. Luzzica, un trofeo piato. Chi trova un amico? Oh, è più l'unico che raro questo momento. Hai fatto il trofeo, trofeo. No. Trofeo, trofeo. Yeah. Buono. Pauroso. E che vuol dire? Cioè, che razza di trofeo è? È la settimana che non trovavi trofei, no? È vero, è vero. Un merda di gioco. Ehi! Cioè, questo gioco che non ha tanti trofei. No, i trofei ce li ha, sono io che non ho trofei. Immagina l'interfaccia, bravo, un sito cinese. L'esistenza di un nuovo sistema operativo Microsoft non solo. Si può vedere nel post del giornalista Tom, potrebbe essere presentato il 24 giugno, quindi a brevissimo. Ma le soluzioni grafiche inedite, eleganti ed essenziali che rivoluzionano anche il menu start di nuovo. Va bene, allora, completa un'attività con un compagno di ciascun accampamento. Ottimo. Così. Senza volerlo. Va bene. Così si può. Così. Fare le cose senza saperlo. Già. Ma già. Quindi il nostro amico Yota è andato via. Niente, abbiamo spaventato. Abbiamo spaventato. Non ha detto niente, ha detto solo un nello. Spaventiamo la gente. La gente è morta. Come testimone? Come testimone? Dov'è il testimone? Dove sei? Testimone? Testa di caldo. Testimone? Windows 11. Mamma mia. Io sono ancora all'8.1. Vabbè, ma non mi sta riportando, quindi ce la possiamo pure porre. Io già ero pronto a legarlo con un salamino, visto che appunto già Piglia voleva partire verso la polizia, però non sembra. Quindi a questo punto io andrei in questo punto interrogativo, a questo punto, perché il punto interrogativo mi intriga. Andiamoci ad intrigare. Vuole far rispettato Bevilà? Subito. Quando vuole. Eccola. Sono davvero interessanti. Non vediamo l'ora di sapere più. Il già citato evento probabilmente verrà presentato Windows 11 il 24 giugno alle 17 ore italiane. Che brutta luna, ragazzi. Maron. È anche un po' deformato. Oi. Urca, cosa sono questi? Coccodrilli? Mini coccodrilli?
Quest'arma è in pessime condizioni. Sì, mi tratti bene, cioè. Ok, visto che siamo in pessime condizioni, manutenzioniamole. Mm-hmm. Puliamole. Rischi, pulischi. Sì, effettivamente facevo proprio schifo. Pulischi tutto. Effettivamente le cose giuste si devono dire, quest'arma faceva schifo. Pulisci. Pizzica. Ciao Albi, ora carissimi, buonasera, come stai? Buonasera, buonasera Albi, buonasera. Denti a parte, tutto a posto. Denti a parte, tutto a posto. Denti a parte, tutto a posto. Non ottimo. Non mi chiedere perché l'ho detto tre volte, perché non lo so. Però che io... dire, ma certo, che i denti sono a parte, che è tutto a posto. I denti sono a parte. Certo. Non inclusi. Non sono inclusi nel prezzo, ovvio. Ciao Albi, ciao. La bocca non è mai inclusa nel prezzo. Poppi. Ma no. Ci sta a parte quella. Ma... aspetta, scusa un attimo. Appunto. La faranno il nostro logo a finire una missione? Cavolo, ne ho appena finite due, ma non ci sa. Missioni principali? Ma non dobbiamo fare le missioni principali, l'abbiamo detto tutti. Dobbiamo portare questo gioco più lungo possibile. Io te lo dico, io ti abbandono. Mi abbandoni? Mi hai spiegato ancora per 2 mesi. Un'arma raccolta e usurata? Quando sono un moderatore di Amurato. Ok, vai, vaffanculo. Com'è che non può essere più... Cosa? Chi? Banane. Non l'ho mica capito. L'hai pulita troppo, adesso non spara più. Quest'arma è pulita. Ma sì, siamo sicuri? Ti sembra bruttissimo. Sei serio? Oh, beh. Ma ce la fai? Boh. Quest'arma deve essere pulita. Ok, puliamo. Sto pulendo le armi, Marco. Ma quanto sei fastidioso certi minuti. Ragazzi, non è vero che Marco è fastidioso. Facciamo un sondaggio. Ogni 15 minuti, se no sarebbe un continuo. Facciamo un sondaggio. È Marco fastidioso? C'è sondaggio? Sì. Va bene. Domanda. Ok. Minchia, ho scritto Marco con la M minuscola, perché mi voglio bene. È appunto. Sto per dire. Non ho olio per armi. Bella questa. Ok, allora lasciamo questo. Vediamo un po'. Questa no. Revolver di flacco. Fucile a canne mozze, maronna. Buono. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo pulito tutto. No. Veramente abbiamo finito l'olio per pulire. Però. Diciamo che... Ok, sondaggio avviato per 10 minuti. 10 minuti? Urca? Non fare sondaggio di certe cose. Devi comprare dell'olio d'oliva, ti dice Wolf. Io pure, io voto tantissimo. Ecco, io ho votato ed è tantissimo. Lo amo la follia. Chi è stato a mettere lo amo la follia? Chi è che lo ama la follia?
Hai visto? Due tantissimi abbiamo. Abbiamo già due tantissimi, urca. Questo mi ferisce profondamente. Ma te l'avevo detto che eri così. Tutta questa cosa mi ferisce profondamente. Abbiamo anche migliaia di soldi. Interessante. No, quello è Gaspare sicuro. Gaspare, in cerca di soldi da una vita. Quello è Gaspare sicuro. Gaspare, dovresti fare il bagnino, visto che sei capace a nuotare così bene. Con tutte le spiagge che avete lì. Bello. No, no, dico una cagata. No. Dove sono i soldi? Abbiamo due, lo amo la follia. Attenzione. Urca, la Madonna. Attenzione che qua si ribaltano i ruoli. Non è possibile, hai buggato il sondaggio. Ho messo tantissimo. Hai truffato il sondaggio. Basta, siamo in, se avete votato in 6, siamo in 6. Cacchio, che delusione. Il delusione cucciente. Devo comprare l'olio d'oliva. L'olio d'oliva o l'olio Johnson? Io preferisco l'olio Johnson. Lo odio come tutti. C'è anche qualcuno che dice così. Ottimo. Quindi odia pure me questa persona. Non sappiamo chi è. Ma chi è questo personaggio che odia tutti voi? Sconosciuto. Parliamo. Sconosciuto. Padri americani 1. Oh, Evelyn Miller. No, parlo giapponese. Arthur Morgan, at least sometimes. Arthur Morgan, di solito. The mayor thinks you robbed him. But to be clear, he wasn't very upset. Un altro che mi ha messo tantissimo, urca. Sto vento. Io non so come m'ho buttato a caso, sì, come no, certo. Ho schiamato subito. Ho sgramato subito. Abbiamo vinto! Mi sto segnando i nomi, quindi, abbiamo vinto! Sì. Abbiamo vinto! Una sorpresina davanti alla vostra porta domani mattina. Abbiamo vinto, ce ne sono 5 tantissimi, ragazzi! Il cavallo malzato! Grande! Grandi, ragazzi! Anzi, una testa di porcello. Sì. O una codina di porcello che è carina. Appunto. Ma com'è possibile se i voti lì che siamo in 8? Ma che sondaggi buggati? C'è Gaspare che sta andando a prendere tutti i suoi account. Vai Gaspare! Sì. Madonna, io guarda. G22, ciao G. Ciao G2, mi hai scoperto. Non ho capito. Mi hai scoperto. Non ci conosciamo, ma già mi ti do fastidissimo. Già, è Gaspare quello, dai. Una grande vittoria per Castellano. Gesù. Marcos, se tu fosse mio figlio, ti chiamerei, ti cambierei nome, ti metterei Roberto Olivieri, giocatore della Juventus. Ah, non riconosco i calciatori. Potrebbe, tranne Cosola, quello super ricco, Cristiano Ronaldo e Del Piero. Quello super ricco. Allora, veramente ricco, schifoso. A fare proprio schifo. Ah, è schifo il Nancy Link. Appuntamento col senatore. Quindi, ciao G2, benvenuto. Marco, è Gaspare quello? Non ci conosciamo. È Gaspare quello?
Ma ci sei? È Gaspare quello? Ti ha detto mi hai scoperto. È Gaspare 2/2, è sempre lui. Ma ce la fai? Minchia ragazzi, è proprio è proprio partito. Quanti cacchi di gare di Gaspare Iacchi? Proprio partito. Cosa guarda lo male? Allora, banna G22. Sarebbe da fare. Sei proprio partito, Marco. 7 voti, sta andando a prendere tutti gli altri. Punto. Che gioco scorretto. Sei un giocatore scorretto. GGGK, ultimo voto. Sì. Mentre li bannerò tutti. Segnala sondaggio. Posso autosegnalare lo stesso sondaggio? Non li trovo. Ah, ok. Non ho altri account, non li trovo. No. Come non hai altri account? Impossibile. Il sondaggio bancato. Impossibile, ne hai avuti ne hai 700. Se vuoi ti faccio l'accompagnamento. Ti tengo una mano a leggere. No, sto a posto. Sto a posto. A posto tutto attaccato con 3P. Con 4P, a posto. Perché la prima non la senti, è muta. Ok. Che è talmente muta. È muta la prima, eh. Quindi è meglio abbondare che deficuere. Lo dico sempre io. Ovvio. Defici. E dai, però, due uomo alla follia, buon risultato. Ma comunque non toglie il fatto che resti tantissimo fastidioso. Ma è buggato quelle sette lì non sono nuove. Gli altri account sono connessi ad email che non posso accedere. A posto o fuori posto? No, a posto, con 4P la logo. Va bene. Voce del verbo appostare, non nel senso che io sto ok, sono ok. Perché a posto non esiste. Giusto per. Well, you can't play at the tables in a line of hustlers looking like this. Yeah. Not if you want to fit in so well that no one will realize you're there to rob the place. Now, come on. Are we still doing that? Of course. We're going to fix you up so fine no one will notice a thing. Okay. Hello, can I help you, Jim? Sette voti su tantissimo, non sono miei, non per niente. No, no, fai. No. Make this gentleman look like the Duke he really is. Il duca che effettivamente è, ragazzi. Guardiamo cosa è successo lì nel mondo. Bello! Che figo! The medium come in PlayStation 5 il 3 settembre. Può essere che si legge medium? Io dico medium perché è media, non è medium e non è un medium, è anche medium, è anche imodium. Mi devi sempre correggere, mi fastidio. Perché io evito che la gente ti prende per il culo, però ti prende per il culo lo stesso. Mi devi dei soldi e basta. Cioè, io proprio non lo so. Marco, fai schifo. Johnny, buonasera. Vota sondaggio che manca poco. Johnny, stavamo proprio dicendo quanto è fastidioso Marco, quindi se vuoi votare... C'è il sondaggio. No, niente, è scaduto proprio adesso. No, non ce l'hai fatta. Ha vinto con il 67% delle preferenze. Tantissimo. Ecco, allora, sei tantissimo fastidioso. Sì, ho votato il massimo. Ok, ottimo. Ci hai riuscito, grande Johnny. Grazie mille.
Grande Johnny, grande... Apprezzo. Apprezzi che sei tantissimo fastidioso? Ottimo. Ok, quindi niente, siamo bloccati qui e dobbiamo comprare per forza questo perché non c'è altro. Quindi equipaggiamo e andiamo avanti. Ho comprato la mia bella tutina. Sì. Andiamo, guarda che bel vestito. Guarda che bel vestito. Peccato che queste finestre sono talmente sporche che non si vede niente. Segui il ciccio dal barbiere. Ma sei fastidiosissimo. Sì. Io che ho detto? All the while, Herr Strauss will be signaling you in line of sight. Allora, visto che Marco si perde i messaggi, Johnny chiede a che punto sei nel gioco. Io sono intorno al 50% del gioco, però non credo che sia il 50% della storia, perché penso che siano cose diverse. Se io vado qui, non mi dà niente. Se io vado qui, non mi dà niente. Se io vado qui, mi dà qualche cosa. Quindi sì, 46%, sì, 56%. Sono a capitolo 4, quindi sto finendo. Che erano 4 capitoli. Sto finendo, Johnny. Forza. C'è capitolo. 4, io ho risposto. Il quarto, mi sa che non ha capito. Il capitolo, non ha capito il capitolo. Ma è dubito che non ha capito il capitolo, l'ha chiesto una volta sola e io già ho risposto. L'avete visto che è fastidioso? Ho ragione io che è fastidioso. Va bene. Allora, niente, quindi... attività. Non ne ho fatta nessuna di tutte queste. Oddio, qualcuno l'ha fatta, però. Però va bene. Andiamo, Andiamo. Come? Nuovo sondaggio, ragazzi. Avete 10 minuti, nuovo sondaggio. Ma non è vero. Ma scusa, ma aspetta, ma sono tutte in negativo, non è giusto. Ma non è vero. E che cavolo, come non voti Aspare, sei un... Ma non è vero, non votate, che cazzo. Intanto ce ne sono già due. Io vi odio tutti. Vi odio tutti. La sei cercata, so. Ma non è vero. Non è vero. Allora, aspetta, stai finendo un ciuffolo, hai altri 4 capi. Come 4? Non erano no. No, come? Quanto? Erano 6, abbiamo visto l'altra volta. E io avevo visto che erano 4. Ciao Fracchetto, ciao. Fracchetto, la sangue. Ancora ne hai di strada, vero? Beh, altri 2 voti, che siamo 4. Grazie, se non avevo votato adesso voto, ma... Che brutta gente. Siete brutta gente! Ma gli epiloghi non sono giocabili, presumo. Ma che è sta cagata di sondaggio? Sono il cagato. Giusto! Diglielo, Gomara! Che è sta cagata di sondaggio? Diglielo! Sono i sondaggi che passano in convento. Io ho resistito... Non ho resistito e ho votato, brutti ceffi. Non siete brutti ceffi. Che vuoi fare, sono scherzi.
Tu hai... siete brutti ceffi. Tu hai detto che mi odi. Chi? Dove? Come? Non è vero. Ma non è vero. Sono triste. Sono triste. Risubscritto. Sono triste. Guarda, ti metterei applausi se si sentisse. Risubscritto? Che carino, grazie. Ma perché non ha popacato niente? Grazie, Viso, almeno qualcuno mi vuole bene. Ecco, almeno qualcuno mi vuole bene. Ma com'è che non è popappato niente o sono io che non l'ho sentito? No, ci hai parlato sopra. Ah, scusate, vabbè. Grazie Gianni. Hai visto, ho dato l'abbraccino a Terenzio, grazie mille. Cuoricini e culettini. Non è un po' più facile. Però lo sapete, però non mi volete bene. Non è giusto. Fumata per capelli. Sto aspettando di essere sparpato, quello di. Com'è? Il barbiere costa, Vado a cena dopo. Ciao Gomorra, buon appetito. Va bene, ciao Gomorra, buon appetito. Sì, ma questo voto è a favore tuo, Lara, ma non è vero. No, calci. Cioè, scusa, quant'è fastidiosa Lara quando corregge l'inglese di Marco? Cioè, scusa. Nessuno però mi darebbe pugni. Mi sopprimerebbero. Già. Calci ti cavano gli occhi, quindi... Però pugni niente. Che brutta gente. Comunque, grazie ancora, ragazzi. Grazie ancora. Troppo gentili. Ecco. È spuntato anche le dare due pugni. Oh, Marona. Very smart. Giusto per non farci mancare niente. Mamma mia. Pikachu, Maronna. È stato Jimmy. Maronna. Jimmy, vota sondaggio. Come vota il sondaggio? Ma basta. This is a bit much, ain't it? Coach. Comunque si dice paprika, Io non voto, fatto. Ah, allora sei tu, Jimmy, che dai due cazzotti. Non beccato. Madonna. Brutta gente. Comunque, ancora di pusciati. Siete brutta gente. Brutta gente. Il mio voto potrebbe fare la differenza, vedo. Ah, è vero, no, hai detto che hai già votato. Perché non si può votare di nuovo, a meno che tu non abbia un altro account. Madonna, dov'è Groviti? Ecco, infatti. Votato anche lui. Ma no, io mi aspettavo qualcuno almeno dalla mia parte, ma ci sta, basta, mi dissocio. Un occhio per uno, per due lì si rimane e vi trovo anche per uno. Bah. Io non ho votato ancora. Ecco, bravo, fai bene, Silver, dissociati. Ci sono io dalla tua parte, dici Gaspare. Grazie Gaspare, grazie. Quindi non hai votato neanche tu?
Che non vota. A questo sondaggio pagliaccio? Questo sondaggio pagliaccio. Andiamo. I'm afraid we were patrons to hand over their guns. Good time. Che fiera che abbiamo in molti quarti. Forza che c'è. La allora, sapete cosa? Io ogni volta che c'è il multi quality, io ve lo metto nella notifica, quindi vi arriverà. Che dobbiamo fare qui? Lo dobbiamo tempestare. Chiaramente per chi ha attivo le notifiche. Che musica! Siamo sul Titanic, ragazzi! Siamo sul Titanic! Sì, ho visto. Guarda che bella scaletta del Titanic. E belli, tutti belli legati. Come minimo affonderà quella sfiga che c'è questo personaggio. Come si chiama la nave? Non lo dice. Non lo dice? O meglio, mi sa che l'avrà detto, però ce lo siamo preso. No, ragazzi, dobbiamo giocare a poker. Ma io non ci so giocare a poker. Ragazzi, chi sa giocare a poker? Io no. Qualcuno, per favore, mi aiuti. Io proprio no. Ok, gentlemen, let's play. Gaspare non vederà. Grazie Gaspare, grazie Silver che si dissociano da codesta cattiveria gratuita soprattutto. Ecco. Urca quanti soldi! Porca miseria, dove ci siamo fuori? Questa vaga impressione. Le mie carte, il Jack and 9. Che vuol dire? Vabbè, chi sa giocare a poker, per favore? È pregato di assistere, di fare da supporto. Già. Io ci sapevo giocare una volta, più o meno, ma ora no. Cioè, la minima è 13? Ma una roba! Dai, è facile, ti dice Wolf. Ma devi giocare per forza? Sì! Quanto sembra? Ah, speriamo sia solo una partita, allora. Cerca di puntare al minimo. Ma appunto, minimo di così... O vattene via. Minimo di... meno di così non va. Visto? Sei già a 180? No, quello è il piatto, quindi quanto c'è in tavola. Okay. Tocca a me, io che ci devo mettere? 35 è il minimo. Minchia, con tutti quelli che si fa fatica a guadagnare, okay. Maronna. Che non sia solo una partita, se no... Ciao soldini. Mr. Blythe wins with three queens. Ciao belli soldini. Gentlemen, I guess it's just you and me now, friend. Finito? Yes it is. Oh, meno male. No. Secondo round. No. Ah, se ne sono andati alcuni, mi sa che resterai solo tu e il tizio. Desmond. Desmond, rovina Desmond a poker, c'è scritto. Vabbè, ha scelto la persona giusta. Bisogna capire se quelli che stai spendendo sono i tuoi oppure... No, quelli di mia sorella. No, magari te ne hanno dati alcuni buoni. Ci sono persi qualcosa e questi fanno parte di una storia a parte che non vengono toccati.
Appena hai qualcosa di decente, vai all in, ti dice Jimmy. Che vuol dire? Vuol dire tutto dentro, una doppia coppia, un tris, una scala reale di culi lì. Non so cosa dice. Whenever you're ready, sir. Quello grandezzo che sta guardando mi preoccupa un po'. No, ma infatti lui sta guardando le carte di quello, mi sa. Ti sto facendo i segni. Sì, e mi ha detto di andare, quindi... Mi ha detto così, quindi io vado. Ah, ok. Ah, quindi è truccata questa partita. Quindi anche se hai una mezza merdaccia in mano, allora, puoi fare... Lui va all in. È infatti all in. Va bene, allora andiamo pure noi all in. Che te devo dire? C'è il massimo ricarico di salvataggio. Oh, non ce l'ho il salvataggio prima di questa partita. C'è il salvataggio prima di ieri, prima di oggi. Cazzo. Merda. Abbiamo vinto? Abbiamo vinto! Non sa neanche lei che cosa. Meaning. Ragazzi, giuro vero, ho premuto tre volte X. Giuro vero che ho premuto. Mamma mia, non ho parole di suo. Nel principio, Albi, Gigi. Che triste. Ce l'abbiamo fatta. Basito. Sì, dai, minchia, questa fa ancora più schifo della partita a scacchi su Watch Dogs. Sì, veramente. Veramente. Quella ma era... ancora? Ma no! Ma no, ancora? Di nuovo! Ai. Hey, c'è in balio? In balio? In balio? Certo, in balio! C'è in balio l'orologio! L'orologio da taschino! È l'orologio! Che carte abbiamo? Abbiamo due re regini! Non fanno niente. Dai, 500 pound, buttali via, vai. Vai, vai. Buttali tutto, buttali tutto. Come no, è enough? Alla console, mi morelli. Ma. Ma che miseria, hai vinto ancora. Ma dai. God damn you. No offense, nothing. Well played, sir. Ah, sì, è stato facile apposta. Signor Desmond. Shall we go and have a look? Why not? Please, cioè, ho vinto? Di nuovo? Hai vinto, sì, sì, hai stravinto, non vinto. Ah, sì? Non aveva niente, sì. E tu che lo fai, saperlo? Quelle erano... Quali erano le carte che ha dato il tizio per il tavolo? Non il... Cioè, non niente, le... lo so. Ma quindi ci sai giocare a poker? Ho creato io il poker. Ho creato io il poker. We live in strange times. E adesso ti fanno il mazzo tanto. Ma la pistola perché? Appunto. Io non ne ho pistole. E se ti spara. No, no, né cinturone né bisaccia, dice. We live in strange time. Poi Altan, buongiorno. Oh, Altan, ho vinto due partite a poker con tre colpi di X. Tu non c'eri. Ti sei perso la miglior partita a poker che io abbia mai fatto. Dopo appunto quella degli scacchi che appunto dicevamo. Ciao. C'è dog. Ciao, sì. Just give me one second, sir. Sì, un minuto. Devi piglia la cosina, la... Come si chiama? L'orologio? Sì. Don't reach for that gun. Urca? Take his gun, Arthur. Si sono capovolti i cosi qua, i ruoli. No, ma infatti la pistola la prendo io. Svuotiamo la cassa. Forte. Perché l'ha persa. Poi!
Uè, uno scontrofuoco? Beh, in un occhio gli hai sparato. Lui mi ha tirato la pistola contro, mi ha puntato. Ragazzi, non mica si fa così. Scusa. Cioè, abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Questo tizio qui è tuo complice? Sì. Sì. Devo frugare, ma non mi fa frugare niente. E adesso preparatevi a vederne delle belle. Io vorrei... Altan, ti faccio... Ti sottolineo che tutte le volte che dici così non succede mai un pif. Ma perché questa cosa si illumina e io non posso fare niente? Non lo so, sarà un bug. Perché il gioco è troppo bello, quindi fa così. Finalmente sei arrivata all'inizio del gioco, ti dice Jimmy. Sì, vabbè, davvero? No, dai, ma perché non mi prende niente? Non mi dà niente. Devo prendere che questo. Schifo. Devo prendere l'orologino. Ciao Dani, quella purtroppo non posso sentire perché sono passato giusto per un saluto. Che sto formattando il PC, per la madonna, che brutte cose. Spero state bene, magari ci si becca più tardi su DS. Ciao Dani. Va bene, ciao tesoro, grazie mille per allora, essere passato. Visto che non sente, lo salutiamo, perché mi sa... Perché non sente. Non posso sentire, infatti. Ciao Dani. A gesti e a scritte, andiamo. Allora, lo fa quando si possono aprire cassetti, ma continua anche dopo che li riapri, che li hai aperti. Lo fai quando si possono aprire cassetti, ma continua anche dopo che li hai aperti. Ma io questi non li ho aperti ancora, sono appena arrivata qua. Appunto. L'italiano è importante. E anche appunto il coso qui, l'orologino, non riesco a prenderlo. Sì, prima sì, il fatto che si illumina. Ho capito. Come sì, prima sì. Ma non è vero. Ma che cosa è stata? No, io ho derubato soltanto la cassaforte qua. Per esempio, qui non c'ero mai andata, ma io l'orologino non lo prendo. Perché? È buggato. Hai finito lì. Comunque puoi andartene, ti dice. Lo so che me ne posso andare, però io volevo rubare l'orologio. Cioè, volevo rubare l'orologio. Quindi siamo... Stavolta ti è andata male. Che bello il Titanic. Che bello il Titanic. Marco, Polo. Polo. Ina, ci sta. E adesso vedrai. E adesso vedrai. Ah no, non ha fatto la voce adesso. Ma no, che cazzo era successo? Cos'è successo? È successo? Beh, stavo andando per i cazzi miei a vedere se trovavo qualche cosa. Invece il gioco mi ha detto non te ne puoi andare. Cioè, ora che mi ha ricaricato il salvataggio, cioè mi ha ricaricato il checkpoint, vediamo se riesco a rubare il coso. Niente, non riesco. Segui Javert, Cribio o Javert. Può essere Javert come... Questo è come ho detto io. Ok. Punto. Ma che cazzo. Va bene. Jimmy hai messo tre icone che noi non possiamo vedere almeno. Io sul PC non le vedo. Neanche io le vedo. Allora ragazzi, va bene, allora segue il tizio, ho capito. Ci sembra tutto censurato. È la faccina che ride. Ah, ok. Ok.
si vedono solo dal cielo. Sì, sono tre quadratini per me. No, quindi tu, se io metto questa, voi la vedete dal cielo. Vedete il Pikachu? Pikachu. Io sono su PC. Allora, stai a vedere. Oddio, che succede? Aspetta. Perché io non le vedo? Io vedo tre pallini neri. Sì, anche io li vedo così, eh. Non abbiamo installato un pacchetto di emoticon. Io vedo tre pallini neri. No, non mettere in pausa adesso. Perché? Che ho fatto? Perché? Aspetta. Io lo vedo solo. Io su PC vedo i tre Pikachu. No, sì, non i Pikachu, quelli che ha messo dei Jimmy. Che tre emoticon che ha messo Jimmy non si vedono su PC. Qua ci scappa il morto. Qua ci scappano i morti o la nave affonda. O entrambi. I morti, sì. Ma ci sono entrambi. Ci sono morti qua dietro? No. Volevo semplicemente notare. Wow! L'avevo detto che ci scappava il morto. Che ave! Brutto c'è! Di Dash io li vedo su PC. Se avete il PC che sono delle ciofeghe che taglio per voi. Yeah. Senti, allora, mettiamo pausa e io ti dico: non insultare il mio Alienware M51 di sto cazzo per le emoticon. Quindi ho 3000 pound di computer per 3 emoticon del cazzo. Per non parlare che faccio la clippina di sta roba. Dammi un secondo. Cioè, e non è il browser, perché io sono dall'applicazione OBS, quindi di sicuro non si vedono. Ecco. Diglielo, Terenzio. Oh, Madonna. Dove stanno i nemici? Non vedo niente. E dissi in assoluto. Come? No, Ali dice che dissi in assoluto. Sì, lo so. Qui di assurdità ce ne sono tante. Intanto nessuno mi ricorda di bere, io vi voglio bene pure. Andiamo come è venuto. Il PC super, dai, sentiamo sta clip, dai. Sentiamo sta stronzata. Che sono delle ciuffie che ti aiutano. Senti, allora, mettiamo pausa e io ti dico: non insultare il mio Alienware M51 di sto cazzo per le emoticon. Che tristezza, ragazzi, minchia, siamo messi male. Ma l'avete votato il film? Per chi c'è? No, non mi viene mai nessuno. Siamo io, te, il povero Wolfgar e va. Dov'è Wolfgar? Sono giorni che non lo vedo, io mi sto preoccupando. Sì, si trattiene per il venerdì, appunto. Ma che vuol dire? Trattiene le lacrime per il venerdì? Le bestemmie, le lacrime per il venerdì. Trattiene le lacrime, va bene. Allora se trattiene le lacrime, ok. Senti,
tutto bello, eh. Ma ti stai? Io sono mesi che non lo sento, quindi vedi più. No, è venuto fino a ieri a vedere il film e a stare qua. No, sono 2-3 giorni che non lo vedo. Probabilmente, Altan, chiediti il perché ti stai evitando, no? Giusto così. Fatti due domande. E datti due risposte. Beh, già, viene da voi, ma da me no, è tutto. Datti due risposte. Ma che cazzo succede? Sono morta di nuovo, non ho fatto niente. Javier è morto, o Javier, o Javier, come cazzo loro si chiama. Ma perché muore? Cammino. Insomma, io mi voglio frugare la gente, mi voglio prendere le cose. Ma gli devi stare dietro al tizio. Madonna, ma io non voglio stare dietro al tizio. Cioè, non ho capito, Ma che in pausa. Cioè, io sono l'unica persona che muore in pausa. Peggio di morire nel tutorial di Dark Souls. Vabbè, va, facciamo storia. Lasciamo stare. Vabbè. Lasciamo stare. Ma che cazzo? Minchia, ragazzi, giuro che io mi alzo e me ne vado. No, Maria, io esco. Se continuo a urlare get out of here, secondo te che cosa vuol dire? Va bene, let's get out of here. Amonin, guarda che giuro che mi incacchio. Che? Trivia. Ma lo sai, in realtà, che tutte le volte che vieni tu succede sempre qualcosa di assurdo. Adesso i fatti sono due: o tu capiti in una coincidenza appunto strana, o tu porti sfiga, cioè non lo so. Cioè, tutte le volte che vieni tu succede qualcosa di completamente fuori di gioco. Ma scusa, ma perché? Io ho appena sparato, io ho dato un colpo di pistola in testa e continuo a morire io. Cioè, ma spiegatemelo come funziona. No, è che bisogna aver capito cosa fare, ovviamente. Io ho capito cosa devo fare, ma... Io farei un tutorial, perché sennò non usciamo più. Veloce, rapido, dolore. Ok, allora, ora mi riparo qua, Ti posso parare dal coperto e avanzare. Se invece ti butti allo scoperto, ciao. Sì, se poi spari anche a Javier, ciao. No? Ma manco lo sai chi è Javier, tu? Ma scusa. Io chiamo Xavier, va bene. Ecco, Xavier va bene. Xavier, amore, Xavier, camera! Muove tu culo! Muove tu culo! Oh! Vai, scappa! Ah! Scappa! Scappo! Porca la puttana! Allora avevi l'opportunità di scappare! Maronna! Dove devo andare? Ah. Sì. Ma mi devo buttare dal coso? Minchia, mi devo buttare dal coso? Mi butto dal coso? Veramente mi sono buttata dal coso? Sì. Wow! Cacchio, lo sapevo anch'io che non ci ho mai giocato. Devi stare giù, non stare così a Rambo. Che c'è come... Ma io voglio andare a Rambo! So. Arriva la Rambo, che la Rambo, la Ramba. Sì, ma la lasciamo perdere. Oddio. Che poi dice che è colpa mia. Oddio, Ricky Tozzo, buonasera. Ricky, sei venuto a guardare sto scempio? Cioè, tu non vuoi guardare gli scempi? Cioè, Ricky, io non te lo consiglio proprio per la tua sanità mentale, figliolo. Cioè, abbiamo tanti di Ricky Tozzo, ci mancano. È solo questo, cioè, è l'altro, è il ricchietto nostro. Poi non ce ne sono più. Eccolo, Ricky Tozzo. No, non è lui. Come? Eh no,
no, appunto, sì, lo so, però dico sono in due. Ok, cioè, no, credevo avesse cambiato. Ci sono tutti Mica. Questi, no? Che hai detto ce ne abbiamo un sacco, pare che ce ne abbiamo una trentina dietro di noi. Ah sì, ma era per pompare un po', scusa, ma che ne pompi sa. Cosa? Ma vai a pomparti la ruota della bici, vai. Gli scempi questi belli. Vai. Gli scempi di quelli, urca. Va bene, allora, Ricky, salve. Salve. Sangue, acqua. Salve, io sono Lara. Sì. Quello che senti è una voce fuori campo, fastidiosissima. Cioè, questo, salve. Che nessuno ha che mai... Nessuno vuole qui, ma io mi intrufolo lo stesso, esatto, per dar fastidio. Esatto. Già. Esatto. Oh, aspetta, potremmo far partire un sondaggio. Allora, aspetta. Ecco. Vai. Cosa? Vado dove? No, vai a fare il sondaggio. Ah, ok. Questo è un po' di colore però, eh. Più di quello di prima. Allora, l'aquila che vola! Uh-huh! Altro che Ezio, ragazzi! Allora, io direi di andare qui, visto che poi sennò ci scade sta cosa. Questo pallino che cos'è? Sono io. No, questa sono io. Questo che cos'è? Cos'è questo? Un giocatore che vuole essere salvato, curato, malfamato? Insomma. Via col sondaggio. Vai col avete sondaggio. Avete 10 minuti. Avete 10 di... 10 minuti. Non allora, di più, non allora... Di più. Alta. Cioè, allora, io non voglio votare per nessuno, quindi mi fingo morta. Ricky, vota anche tu, mi raccomando. Tristezza. Anche se non ci conosci, però buttami. Questi sono i sondaggi più scempiati della videogiocata. Cioè, c'è lo scempio sopra lo scempio, sopra Terenzio, per chi non lo conosce. Ecco, e quindi sì, hai votato, Ricky, bravo, mi piace. Mi piace, righe accollativo, mi piace. Attenzione adesso al gioco. Sei, hanno votato mi scivo morto. Cosa? Facciamo paura. No, dico in sei, hanno già votato mi scivo morto. Ah, appunto, fanno bene. Inclusa io, faccio no, bene. Non voglio avere ripercussioni. Ci mancherebbe. Allora, chi è questo cavallo? Ah, cavallo temporaneo. Va bene, allora io direi di andare a Valentine, che appunto c'è la missione bianca prima che appunto ce le buttiamo di dietro, questa missione, che ieri me ne sono persa una, che c'era qua, io ho detto faccio questa bianca e poi faccio quella, invece quell'altra è scomparsa. Vero Silver? Tanto lo so che tu non c'eri ieri. Aspetta, che c'è Gaspare che dice Lara, prima di finire la live, fammi entrare in Discord per farti pronunciare Javert. O Javier. Javier. Con l'accento francese. Che ti sta benissimo. Ma io lo posso chiamare Javier perché Jackson, già Jackson. Javier Jackson, il nuovo fratello di Michael Jackson, l'ottavo nano. Altante dice, ascolta Gaspare che è l'unico che ha capito come si pronuncia. No, non si dice così. Scusami, non si legge veramente. Allora, scherzo. Leviamo lo scherzo a parte. Javert. Non si legge Javier. Javert. No, secondo me Javert. Tra pochi giorni arriverà in ritorno i nuovi tria scemi più scemi.
Siamo in pigliolo. Allora, nel gioco lo chiamano. Quindi se ascolti lo capisci. Ecco. Ma io no, io ascolto, io non ascolto, io leggo, ascolto voi. Cioè, ascolto lui più che altro. Io leggo e ascolto lui. Javert o Javert. Quindi per me è Javier. Ma poi come, è così importante. Come Jackson. Già Javier. Ma poi, ma chi se ne lui fonte? Lui è sudamericano, quindi come lo pronuncia Gaspar è giusto. Vado a mangiare, ci vediamo. Va bene, ma Ricky, no, ma no, Ricky non puoi mangiare, perché adesso abbiamo il dibattito su come si legge il Javier. Cioè... così, dibattiti che sono talmente importanti che... Giavellotto. Mi arriva da Giavellotto. Vai tranquillo, tesoro. Grazie mille per essere passato e grazie mille per il following. Mua! Spero di rivederti presto. Cuoricini e culettini, tesoro. Ciao. Cuoricini, culettini. Lui è sudamericano. Quindi come lo pronuncia Gaspare è giusto. Ma come lo pronuncia Gaspare? Che non lo sentiamo, Gaspare, come lo pronuncia. Infatti. Cioè, io non... Cioè, boh, vabbè. Andiamo avanti. Misteri della chat. Andiamo avanti. Tranquilla, dopo torno. Siamo qui fino alle 22, però, 22 italiani. Va bene, Ricky, vai tra, fratello. Vuoi farci rimanere per il dibattito importante? Certo, ovvio, perché questi sono i dibattiti che... quelli in Parlamento si possono andare a nascondere, eh? Che ti pare? Cloppete! Non cloppeta! Chiudi così, non cloppeta, mi spiace. Non va. Non ce la fa. No, ho preso una tizia di petto. Ma no, Non dovevo, non volevo. Ma no. Addio. Non volevo prenderla di petto. Ora ho 15 pound di taglia nella testa. Madonna. Ma come si deve fare? Urca, no. Ma no. Tiriamoci qua. Ma no, è meglio di no, perché c'è il fiumicello, c'è il fiumiciattolo. Arona. Lucifer! You have no idea of what's happening today. You really don't want to see what's happening today. For your mental safety and, you know, you don't want to do that. Si sta incazzando il cavallo! Non puoi pronunciato bene l'area il nome senza di me, perché la J spagnola è un fonema che in italiano è inesistente. Oh, abbiamo elevato a 7 livelli esponenziali. Urca madonna, ragazzi, ma... Tante volte tra me ti hanno scritto la fonetica, ma come ora non esiste. Mm-hmm. Che cosa? Non puoi capirlo. No. Siamo abbastanza intellettualmente elevati. Ok. Allora. Per capire il fonema della J di Joker. Sì, appunto. Joker Javier. Javier. Secondo me è Javier. Don't worry, I don't have a brain. No, me neither, don't worry about it. Don't worry. Me and you both. Me and you both. Okay, so I supposed to go over here. Dobbiamo andare a Valentine, bimbi. Bimbi, Valentine. Che? No, niente. Tipo una volta ti avrei detto come si pronunciava conquistador. Conquistador. È vero, me lo ricordo anch'io. Sì, ma secondo te io ricordo che si legge conquistador, non si legge conquista? Cioè che l'italiano insegna conquista, eh? Scusa. Esatto, Gaspar. Bella,
Esatto, Gaspare, ma vedi a questo. Vedi a questi. Tutti. Ok, tutti questi. Tutti questi. Allora, intanto il cavallo c'ha la resistenza a zero, mischino. Diamogli qualche cosa da mangiare. Lo spagnolo qui è chi? Che carino! Quindi vieni qui, vieni chi? Vieni a chi? Vieni chi? Vieni a chi? Yo! Yo, vieni a chi? Statene buono, statene accorto. Statevene accorto. Questo non è italiano. This is not English, not Italian. This, I don't know what language is this. È una lingua non sconosciuta. But it's fine. Che il cavallo? Zolletta di zucchero. Ma aspetta, scusami, la zolletta di zucchero non gli fa venire la carie ai denti al cavallo? Non lo so. Cioè, boh. Perché il cavallo ha i denti. Certo che il cavallo ha i denti. Allora, sondaggio siamo lui 1, Altan 1 e mi fingo morto 6. Quindi mi sa che vincerà il mi fingo morto. Ok. Urca! Che è stata dura, ragazzi, eh? Durissima. No. Durissima. Urca, un punto interrogativo. Buonasera. Un punto interrogativo, scopriamo. Buonasera. Sì, ha vinto il mifingo morto. Yuhu! LOL. Ma perché c'è un punto interrogativo qua? Non lo so. Ragazzi? Non lo so. Devi chiederlo ad Altan. O a Jimmy, che c'è ancora, se nel frattempo non è svenuto. Anche Silver ci ha giocato. Ah, ecco. Anche Silver, sì. Questa. Ah, ecco, sì, trovato. Ti vive il pad? No. No. Non vibra niente. Buonasera. Eccolo, uso l'occhio. Oh, hey Fred. Chi era questo qua? Chi sono questi? Il legame che ci unisce tre. Ah, hanno mangiato dei funghi velenosi. Mannaggia. E per Albi gli è scattato metti gli occhiali. Giusto. Ogni tanto mettiamoli questi occhiali, dai. Poverino. Che sta a morire. Ah, sì. Me? I ain't well. Not at all. Not at all. Not at all. I'm begging you, partner. Ma. Medicine. Let's find this medicine. Finisci lì, non ti dice chi sono io. No. Davvero? Che miseria. Veramente? I believe I can die. Hai curiosità? No, ti dice di no. I believe I can touch the sky. Stai scherzando. Eccola, bella. Oh, state male. No, no, vai tranquilli. Cioè, le medicine ce le abbiamo. Cioè, a voglia. A voglia. No, questi lo sai. Ti ricordi, Marco, questi che erano? Poverini. Questi erano quelli che abbiamo salvato, carcerati, gli abbiamo tolto i manifesti, cazzi, mazzi, eccetera, poverini, ma dai! Rivivi! Grazie, Albi, grazie, grazie. Stai benissimo. Troppo gentile, figliolo, troppo gentile. Il gusto dell'orido spropositato che avete. E poi la chaver, non cover. Oh! Is
Siamo missione completata! Già fatto! Meraviglia! Così mi piace le missioni! Mordi e fuggi! Mordi e fuggi, sì! Come quelle del... della... come si chiama? Dell'accetta sul vichingo e no. Del... qual era l'altra? Quello del tipo che si è buttato giù da... dal coso che voleva volare, Ortiz. No, quella su Assassin's Creed Odyssey era quella con il tipo cieco, col falegname cieco là, con il... sì, che dovevi spostare di 5 cm le cassette. Sì. E va bene. Yada, scritto così non ha l'accento, quindi finendo con R non può essere una parola piana. Minchia, ci sono pure le parole piane. Ci sono le parole piane? Ci sono anche quelle curve, quelle concave, quelle convesse. Le parole convesse io voglio conoscere. Perché mi è scomparsa... ma porca pu... che mi è scomparsa la missione, io stavo andando qua. Che tristezza. Ma ragazzi, ma non si può giocare così. C'era una missione qua, io ci stavo andando e non c'è più. È spuntata qualcos'altro? No, non è spuntata nient'altro. Non lo so, se non lo sei te. Che ragazzi, ci stai a giocare. Ragazzi, ma Mr. Granchio! Ciao Granchio! Mr. Granchio, buonasera! Buonasera! Io sono in io sono a posto, però sono a disagio. Sono a disagio perché questo gioco non mi dà il tempo di fare una cosa, e nel frattempo un'altra mi appare e un'altra poi mi scompare. Sono a disagio per via di un gioco che non avevo mai sentito. Sì, sono a disagio, sono psicologico, mi sento psicologicamente compromessa in questo momento. Ecco, quindi, Jimmy, mi hai detto di finirli? Io non li ho uccisi, li ho aiutati. Nel compenso ho perso due missioni che erano qua. Devo ancora giocarlo nel Dead Redemption. Santa patata! Santa patata! Vabbè. Ti vado a prendere le patate. Aspetta. Boh, allora, queste sono le patate che noi abbiamo qui, eh. Vanno bene le patate? Eh? Ma se quelle missioni erano di ucciderli? Ma no, non dovevo ucciderli. Cioè, dovevo salvarli. Comunque, le patate vanno bene queste? Fantastico. Altan... Beh, no, non ci sono le parole acute, piane e sdrugiole. Sdruciolate. Vada, in italiano non esiste, ma Marco, vado a posare queste, ok? Vai, abbiate pazienza. Ok, allora, quindi ragazzi, ho preso le patate. Ho messo gli occhiali, che adesso 10 minuti sono passati da quando ho messo gli occhiali. Sì. Allora, questi li togliamo. Mi dovete fare qualcos'altro? Oh, ok. Allora, per i prossimi, da domani, i prossimi punti canale è prendi le patate. Prendi le patate e scappa. Scappa. Le do le patatine fritte anche io. Io le metto anche sulla pizza. Pizza con patatine fritte. Buone le patate. Buona, le patate sono buone indipendentemente da come le cucinate,
con cosa le cucinate? Se, tranne crude, chiaramente crude, crude no. Allora, granchio, granchio, come va invece a te? Come va invece a te? A te come va invece? Fai tu. La patata è buona sempre, bravo. Eccolo là, Johnny, ovvio. Ha ragione, è vero, ha ragione. Poi dipende che tipo di patate che stai parlando. Che tipo di patate stai parlando? Le patatine non si possono resistere. Ecco, visto, giusto? Visto? C'è, c'è un accettamento collettivo verso le patate in questo momento. Allora, ragazzi, ancora non mi avete risposto. Ragazzi. Sondaggio? Ah, no. Il partito è quello per il sondaggio. Il giorno dei sondaggi, questo è. Granchio, vuoi consigliare un sondaggio? Ora vediamo le parole acute, sono in... Maronna, Gaspare! No, Gaspare, abbiamo già il cervello fritto. Gaspare, l'abbiamo capito, figliolo. Grazie per la spiegazione. L'hai scritto due volte, l'abbiamo capito, figliolo. Allora, io quello che voglio capire è cosa devo fare, perché devo lasciare le missioni che c'avevo, perché questo è quello che è successo ieri, cioè stavo andando da una parte, mentre stavo andando, si è scomparsa. Si è scomparsa? Si è scomparsa, ho detto. Si è scomparsa. Si è scomparsa. Si è scomparsa. Insomma, è scomparuta, ok? Si è scomparuta la missione. Quindi... Vado avanti aspetta. Dove? Granchio ti dà del lei. Ok, vabbè. Le racconto che Oris non sia una donna. Mi ha preso molto. Il problema è che durerà una ventina. Sì, allora io l'ho finito storia principale facendo qualche secondaria 24 ore. E io faccio tutto, poi finite le secondarie e lustre si parte con le primarie. Ah, ok. Contrari. Probabilmente tornerà. Vi saluto cari, buona serata. Ciao Johnny! Grazie di nuovo per la sub. Mua. Ciao. Alla prossima, buona serata. Quindi aspetta, non ho capito. A parte che ora dovrei essere molto di livello più basso. Perché il mio pad lampeggia? Se stai facendo tutte le secondarie e magari le commissioni, quelle cose lì, ti livella un bel po'. Comunque, poi dipende anche... a che difficoltà lo stai giocando. Se lo stai giocando a difficoltà semplice, praticamente anche a livello 1 uccidi tutti. Io gioco sempre semplice, no. Ultra difficile, ultra... ultra urca! Urca, miseria, sei un pro gamer. Sei un pro granchio. Sei un programma. Tira a ultra che prima rana, sì, infatti no. Sei un programma. Io non ce la farei. Cioè, proprio. Sei un programma. Ma mi sa neanche praticare il cervello, iniziare. Ah, no, no, all'inizio morivo sempre. Adesso cresce morì. Bene, dai, non so che sei. Bene, dai, Antaro. Mi fa piacere, sì. No, le parole di sdrucciole hanno l'accento Marco, c'ho mal di testa, Cristo. In S vocale, mentre quelle acute hanno l'accento si finiscono in NS vocale. Mi stavo rassegnando, sono stato più di 2 ore bloccato a un falò. Un falò? Sì, ci sono i falò come punti di salvataggio. Ah, come Tomb Raider. Ciao Albi, look un po' come tattico nucleare, a dopo. Ciao, vai Ciccio. Tranquillo Albi, grazie mille. Ciao Ciccio. Vedo che hai capito tutto, MC. Sì, abbastanza. No, ho letto ma non... Ha letto, ma da quest'occhio è entrato e da quest'altro è uscito. Non ho memorizzato quello che leggevo. Sono tutto il cervello spento, anzi. Sì, dopo quello che devo subire di giorno con il nuovo lavoro, che devo immagazzinare più informazioni possibili nel più breve tempo possibile, cerco di lasciare fuori tutto il resto. È una
è un tuo modo non poco alternativo di dirci che ci che non, non siamo niente per te e nessuno? Sì. Uè, Ciccio! Poi ammazzando tanti nemici, eliminando tutto, andando sempre a piedi, non ho più problemi. Tranne se ci sono tanti corsari, cervi per ora. Sì, infatti, c'era un sacerdote. Sono morto abbastanza volte. Ho usato l'ultra istinto e l'ho disintegrato. Io su Horizon, dice Gaspar, invece, muoio solo per cadute per i nemici mai. Ti devo dire anche io qualche volta sono caduto da delle. Perché volevo scalare qualche montagna così e non mi ricordavo che non sono con l'Odyssey che la faccia quasi da 600 metri. Quindi io mi butto, scoprendo poi buttati che è vero, quasi mai. Buttati che è morbido! Purtroppo, anche io sono morto tante volte così. Marco, scusa, ma non doveva succedere qualcosa, Alton? Appunto, sto ancora aspettando. Intanto Wolf riscatta il bevinale. Sì, signore. Sì, no, signore! Doveva succedere qualcosa sulla nave. Oh, è successo poco alla fine. Ah, minchia. Allora su Uncharted che cosa succede? Ma secondo me a difficoltà massima, se superi quelle 5 ore, poi non diventa troppo difficile. Tanto si sente, perché dopo ovviamente bisogna avere pazienza proprio all'inizio, quando non c'hai niente e devi soffrire, devi usare tanto la tattica. Non ci puoi andare alla boh. Il lurchino di tattica nucleare? Intanto vai a pagare la taglia, ti dice Alta. Infatti ci sto andando. È ritornato Ricky, tozzo. Ehi, Ricky! Ricky! Com'è andata la cena? Cosa hai mangiato di bello? Qui a cavallare. Se vuoi condividere il tuo cibo con noi, semplicemente mandaci la ricetta, così lo possiamo cucinare anche noi. Sul nostro Discord, se hai Discord, questo è il nostro canale. Intanto torna alla missione, ti dice. Davvero? È tornata la missione? Come fai a sapere che è tornata la missione, scusa? Good to see you. Liberty is worth every penny. Penso che li metterò da parte i soldi e prenderò le armi delle ombre. Ah, ok. Si belle vede. Le armi delle ombre. Mangiato... Ricky Tozzo dice, ho mangiato dei fish burger. Ah! Sulla minimappa si vedeva. Eccolo. Ecco, Ricky, ma... non so adesso tu, forse non hai capito, hai forse per caso Discord? Che noi siamo anche su Discord con qualche giochetto, qualche sfida. Sei un cacciatore di trofei, Righi. Niente di troppo complicato. Granchio continua, mi hanno detto che sono le più forti, praticamente quelle delle ombre hanno tutti i potenziamenti delle altre. Ah, ok. Bravo. Beh, anche Granchio mi sembra... Anche Granchio mi sembra... È un nuovo perfetto di Horizon, sì. Quindi ci posti il platino su Discord, Granchio, per il nostro Hunter Trophy, la nostra challenge. Sei brutto, ti dice Gaspar. Va bene. Qui trovate il nostro Hunter Trophy, se siete curiosi di sapere cosa basta chiederlo. Basta chiedere e vi sarà dato. E mi sono chiamato. Chiedi e vi sarà dato. Easy boy. Se non avete Discord, pazienza. Se non avete Discord, pazienza. Scordatevi quello che abbiamo detto. Scordatevi le... C'è un coso che suona, c'è un qualcosa che pulsa. No, no, c'è. Buonasera. No, non cerco di platinarlo io. Loto tutto, faccio la storia secondaria, ma no trofei, non ho voglia, davvero. È molto semplice questo da platinare, quanto sembra. Ok. Se sei uno che cerca tutti i collezionabili, fai tutte le secondarie così, poi ti resta veramente poco da fare. Poi se lo metto coi punti canale e tot punti lo platino, si riscatta la ricompensa. Cosa?
Non l'ho capita. Forse lo metto coi punti canale. A tot punti lo platino se riscattano la ricompensa. Strimmo. Ah, ok, perfetto. Ok. Lo mette come obiettivo di punti canale. Sì, sulla Ah, ma... roba canale. Sì, ho capito qui. Quindi gli dà un obiettivo ai ragazzi. Se arrivano a un certo punto, a un certo tot di punti, Ma tu streami? e sì, con un altro account. Followate, bimbi. Bimbi, followatevi. Followatevi. E dici come ci chiami e come ti chiami a questo punto, che ti facciamo un po' di pubblicità. Pubblicità! Talalala! Po' di pubblicità gratis. Quegli amici vanno sostenuti. Non Giusto. c'è problema. Siamo tutti una grande famiglia. Posso dirlo davvero? Mandami un messaggio privato perché mi sa che il link non puoi buttarlo, no? No, può buttare l'username però e tu gli fai l'SEO con l'username. Cosa cambia? Non cambia niente. Ma questa Usami città un po' abbandonata cos'è? Tutto abbastanza abbandonato qua. GO99GS. Capisco. Va bene. Capisco. Quindi. Vediamo che magari qualcuno è interessato. Sono nuovo, piano piano prenderò tutta attrezzatura. Eh sì, anche qua Quindi stanno. SEO si fa così, Marco. Sì, è molto. Che cavolo, stavo Giro. leggendo un messaggio. 99 GS. Ecco. Così si fa. Cioè, piano piano cosa? Devi fare, cioè, sono due lettere che devi scrivere. No, piano piano lui prenderò tutta attrezzatura. Stavo Ah. leggendo il suo messaggio. Vabbè. Ah. Serve. Tesoro. 353 follower, complimenti. Bravo. Bravo. Ne hai più di me, mi sa. Bravo. Streama, streama, streama! Streama! Andiamo! Sì, ma io ho molti meno resp medi. Resp medi. Specs! Marco, specs! Resp medi. Ah, ok, spettatori medi, ok. Sono un po' dislessico. Noi Testimone, ma distribuiamo testimone di tanto cosa? Non ho fatto amore. niente. Testimone di cosa? Ma questo gioco è pazzo, veramente. Noi siamo tranquilli, tranquilli. Io sto facendo i fatti miei. Da, noto. E divento testimone di cosa? Di Geova, così. Stream Element è impazzito. Madonna. Ha fatto 20 post in 2 secondi. Anche Nightwatch, ma che gli ha preso sti due? Vivono di vita Impazzito. propria i miei robot, che ti pare? Ogni tanto impazziscono, o non scrivono, non postano mai, o Già, pazzoidi. rompono le palline per Pazzoidi. Amori, siamo a Valentine. continuare. Non punto sulle follower, porto quello che mi piace. I giochi che alzo la media li porto, ma a turno. Non sono tipo Rocket League per crescere. Faccio tutto quello che mi piace. Anch'io fino ad ora ho Perfetto. giocato i giochi che volevo io, figurati. E continuerò a farlo, vai tranquillo. Vai Non tranquillo, continuerò a chiedere farlo. quel gioco che tira di più in quel momento. Fate quello che volete. Che poi comunque dicono sempre di evitare il gioco che tira di più perché appunto ci sono altre persone sempre più brave, sempre più seguite che seguono quel gioco lì. Quindi Certo, che ti rubano spettatori. anche quando Fatti allora arrestare, ti dice. Perché? perché?
Allora, intanto c'è un punto interrogativo. Devo andare dal punto interrogativo prima? Penso di sì. Non ho capito perché si deve fare l'estate. Pikachu! Pika pika! Pika! Pika pika! Pika pika! Pikachu! Io con un gioco sono arrivato a 54 spettatori in 16 ore in media 20. Se staccavo prima avevo 40 di media. Urca! Ma l'ho disinstallato. Sì, vabbè, ma che importanza c'ha se alla fine quella soltanto quel giorno ce l'hai? Cioè, devi farlo in costanza per poter effettivamente avere dei risultati. Perché appunto è una media, non... No, no, per più volte. Bene, mi fa piacere. What did you have in mind? Quando portavo quel gioco, sì sì, è lei che non aveva capito. Sì sì, no, ora lo capisco. Ma... Wow! Ciao Jimmy, buona serata. Grazie per essere stato tra di noi e per aver preso parte ai sondaggi pazzi. Soprattutto Marona, guarda questi. Ma questi sono scemi, bro. Cosa stanno facendo? That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottle, sir. Please. What? I don't know. Please, this creature is unbearable. He needs silence. Madonna. I'll do my best. As long as she witnesses that I'm doing this under duress. You boys are so silly. Why are you so shocky? Però hanno finito quel gioco, ma mi danno fastidio, troppo cari, hanno fatto il season pass. Io ne ho presi 3, costano 40 euro il season pass. È un gioco gratis e siccome le missioni sono monotone, mi dà fastidio spendere tutti quei soldi e darebbe fastidio. Ci sta, è un pensiero condividibile. Cioè, un gioco costa 70 e poi il DLC e il season pass costa 40. Vuoi vedere che ci scappa il morto qua? Mi sa di sì. Perché con quella manina lì è tutto trapassato. Boh. Prima mi guarderò come sono le missioni. Quando escono tutto, poi se mai lo compro. Scusate, ma perché noi vediamo la mappa? Perché c'è un tipo un filmato. No, perché? Scusate, perché? Ma perché noi vediamo? Adesso non c'è la mappa. Cioè, quando giochiamo la mappa? E vedo solo la mappa in live. Ho il mio bug. Adesso è comparsa. Non saprei. Non capisco la prova a rifresciare. Dove sei sul PC? Prova a rifresciare la pagina. Sì. Magari si mette più. Mi sei incantato il video. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, quindi mi devo far arrestare? Boh, Wolf diceva così prima. Non so perché. Devo fare prima le missioni o devo farmi arrestare proprio adesso? Cioè, che devo fare? Ora vedi. Qualcuno mi guida o vado a naso? Non lo so, mi sa che o si sono allontanati un po' o ci hanno abbandonato. Si era buggato sul Messi, sì, infatti ogni tanto può succedere.
non c'è problema. Vabbè, io faccio questa missione allora. Quello lì. Quando ti... mancano... No, sono le 21.37, regolati tu. Magari rieccomi Lara. Ecco Albi. Vai Albi, tutto a posto? A posto. I'm looking for some fellas sojourned around here. Sul tetto puoi entrare ovunque. Più o meno sì. A quanto sembra? Più o meno sì. A quanto sembra? È molto aperto comunque. A quanto sembra sì? Ok then. I wouldn't drink here though. Get on to Saint Denis and have you some Sazerac. If there's anything else I can do, let me know. Per ora abbiamo fatto. Va bene. Dov'è? Urca! Non me lo fate a posto? Allora. Chi è questa bella donzella in pericolo? Bella donzella in pericolo. Ok, allora dobbiamo andare a sedere. Vedo appena che tu devi mangiare, ottimo. Bravo! Parlavo, dalla storia principale ci stava tanta gente. Sui vicini perdevo molta. Può darsi che magari in futuro io porterò, ma prima altri giochi a noi. Va bene? Mm-hmm. Anche qui abbiamo una serie infinita di giochi da giocare. Tutti quelli... Sì. Lasciati sospeso negli ultimi 10 anni di Plus. Negli ultimi... Quindi abbiamo, non so, Theory in the Order, Shadow of Tomb Raider, qualcosa che ho comprato, tanti. Semua, Sacrifice, la cosa che da. Tanti. Oh. Sì. Insomma, ce ne sono un bel po'. Troppi. Troppi, Tanti, troppi. Negli ultimi 10 anni ci saranno tipo 310 giochi, una cosa del genere. Abbiamo già giocato allora Watch Dogs 2 e Assassin's Creed Odyssey, la trilogia di Uncharted, quella di la Remastered. Abbiamo giocato il primo Watch Dogs, Marco. Ci manca il secondo. Il primo. Poi abbiamo fatto qualche partitina, preso gli America, così per spostare un po'. Quelli sono un po' per... Poi il venerdì guardiamo il film, te l'ho già detto. Riempitivo. Ogni tanto facciamo anche i giochini stupidini del weekend. Che non sono sempre tanto weekend perché adesso appaiono anche nei giorni normali. Quindi un po' di roba. Che buffo. Ce la possiamo fare. Sì. Il mio cavallo chiaramente è rimasto dove perde le scarpe e Dio. È sparito. Vuoi vedere? Ah, sicuro. Ormai lo conosciamo, il tuo cavallo. Ah no. È qua. Ah, porca. Quello di Arthur. Paurosa. Quindi questa volta la dirigenza l'ha seguita. Quindi quando ci girano a lui la dirigenza la segue. Sì. Va bene. Quando gli va, di tanto. Ha senso. Dark. Che senso? You're a good boy. Ok. Va bene. Così all'improvviso. Va bene, ci mancherebbe. Buonasera. Parla. Non te lo censuro questo suono. Perché? No, non so, dico io. Cioè, quindi hai coperto la copyright. Beh, secondo me sì. No. Secondo me. Gna. A parte che è troppo corto, dovrebbe essere almeno una 20 di secondi per essere rilevato comunque come, okay. Mm-hmm. Come suono. Mm-hmm. Il mio amico senza nome. Era questa Altana la missione che dice? Se n'è andato via Altana. Non era andato via Jimmy? Anche Altana è andato via?
Ah no, era qua forse. Trofeo! No, ci sono. Ok, c'è. Era questa la missione, Alton? If we said he'd done it, Boy Calloway. Sure, I don't care. Quanti sono tutti i trofei di Assassin's Creed Odyssey? Te lo dico subito. Sometimes it pays well, especially when you lie. Great. That's a goddamn fest. What the hell's going on here? Nothing. What's this grass mean? Allora, sono 94. I'm nobody, buddy. But I'm somebody. 94, allora sono 75 di bronzo, 15 d'argento, 3 oro e il platino. Damn you, nobody! Hey, I'm already damned! But I can't take credit for that which I... Damn says I didn't, I... I'm an old man. This never happened to Achilles, to Gawain, to Caesar. He can't happen to me. I will kill them both here. Yeah, calm down. I'm a legend! Yes, you are. All right, well, let's prove it one more time. I don't have to prove nothing to you, nobody. No, of course you don't. But maybe you need to prove something to you. You got quite a way with the words. Maybe you should write my book and we should kill Plato here! Let's not. Now, come on. Who shall we kill? You kill, I mean. Ah, damn, I slayed my dragon. Grazie che ci tiene quando hai preso tutti i trofei, molto grazie. Sì. Quando prendi tutti i trofei del gioco base principale, non dei DLC, e ti si sblocca in automatico. Where's Slim Grant? Who's Slim Grant? This is him. An old friend of Mr. Calloway's. He ain't no friend of mine. He's state marshal now, out of Annisburg. State marshal? Make a damn cousin killer state marshal, do they? All right, I'll go get him. Great. We'll wait for you at Brandywine Drop. Just sober up and start practicing. Otherwise, this won't be a book. It'll be a memorial. Whatever you say. You know what? I kind of like that fella. Maro. Cioè, come faccio a sapere tutte le missioni per i trofei? I trofei, allora Granchio, forse non conosci questo sito. Vediamo, conosci il PSN Profile? Se conosci il PSN Profile, presumo di no, visto che stai dicendo così. Questo è il mio profilo, vabbè, togli il mio nome. In questo sito qui ci sono... Ah, ok, sulla pagina PS. Ci sono... No, non è PS, è PlayStation. Questo è un sito a parte, non c'entra niente con... Non ha a che fare con PlayStation. Raccoglie praticamente tutti i trofei dei giochi che escono. Queste due erano quelle che erano scomparse. Dai, non ci sento più, però. Perché? Ah, ok. No, questa qui era quella che era scomparsa ieri, è comparsa di nuovo. E quindi niente, su questo PSN Profile, Granchio, ti trovi tutti i trofei dei giochi, quindi ci sono anche degli spoiler, non ci sono quelli nascosti, vengono mostrati se non nascondi se non selezioni l'opzione, e ci sono anche un sacco di guide come ottenerli, video e quant'altro. Quindi selezioni il tuo gioco e vedi tutto quello che ti serve. Ma sulla play sotto i giochi c'è una barra di completamento. Io ho finito completamente il gioco, tutto lasciato, niente, e non è max. Ora si completa solo con i trofei. Sì, completamento, sì.
Quando guadagni i trofei, quella si riempie. In Paris, they say leave. Anche perché i trofei di quei giochi sono stati. Di che gioco stiamo parlando? It seems to me that they were right. But it doesn't matter. Now I go to South Pacific. They always tell me the light there is perfect for my work. So long as they weren't telling you that just to get you on the other side of the world. Perhaps it doesn't matter. Help me. Ci sono missioni che si attivano su un certo orario. Okay, come on. Questa è decisamente quella più strana. I'll tell you what I want, miss. Come, scusa? Ci sono certe missioni che si attivano solo in certi orari. Sì, no, ma lo so, ma è probabile che le mancheremo, perché noi ci siamo qui tutti i giorni dalle 7 alle 10. Penso Bill di un trofeo e calciare una palla da una stanza all'altra. Ah, stai parlando di Resident Evil Village? Stai parlando di quello? Ok, allora vai su quel link che ti ho dato io. Vai su Games. Lì in alto a destra puoi selezionare quindi Resident Evil. Cos'è? 8 Village. Come si scrive? Village? 8, 5, 6, 7, 8. Senza Village, senza l'otto, vai su Village. Ah, Village, su qui, su... Ok. C'è una bellissima guida, se vuoi te la linko. È in inglese, purtroppo in inglese, se mastichi un po' di inglese, questa è la guida di quel gioco. Entra in un gioco dalla play, tieni premuto il tasto PS, poi dal menu rapido vai sul gioco in questione, avrai tre opzioni. Stai giocando con altre sessioni e trofei, tu vai su trofei. È fatto, li avrai tutti i trofei. Sì. Alcune le puoi fare solo di notte, alcune di giorno. Ma sta succedendo? Io l'ho già finito, finito il gioco, ti dice i trofei da fare. E ovviamente ci sono anche trofei che si possono mancare, quindi tu finisci il gioco e non hai sbloccato determinati trofei, lo devi rigiocare, se si può rigiocare. Hanno fatto bene perché dal menu gioco ti dice trofei mettendo in pausa. Ah, ok, ci siamo. Ma quindi il tuo orario è quello del gioco. Sì, sì, credo l'abbia capito. Ah, peggio ancora allora. No, non l'avevo capito. Non l'aveva capito. No, non l'avevo capito. Pensavo che era un altro. Ah, ok, si credeva quello reale. Sì. Ok. Cioè. Ok. Cioè, come... Ma vedere tutte le statuette. Vai, Gaspare, vai, vai. Auguri. 21:50. Sporta Charles. Quello potresti farlo di trofei MG, sì, sì. Io non l'ho già fatto io, Gaspare, non ti sei aggiornato bene, te l'ho detto la scorsa volta. Vai a vedere il mio PSN profile. Ho finito tutti e due i DLC al 100%. Me ne mancano solo alcuni del gioco di base e i due della partita nuova che non fanno ovviamente dappertutto, partita plus, che non mi interessa. La partita plus. Sì, guardate. Ma cosa servono le statuette di Ivan? A niente, a sbloccare il trofeo. Alla fine si chiamano collezionabili. Non servono assolutamente a niente. Evviva i collezionabili. Maledetti collezionabili e chi li ha inventati? Vabbè, li hanno inventati per allungare il brodo. Bravo. E non scemi andando a giocare. Hello boys. Hello boys. Wow. Pauroso. Oh, we will get to know each other well. Good luck to all of you.
Relax. Hey, up here. She's my sheep. Musica tattica. Yeah. We made it. Let's go. Oh, no, 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 no. Ow! I got it. He's out here. È il nuovo Windows 11, quindi avrà un... i pulsanti saranno al centro adesso, non più a sinistra. Madonna. Sarà tutto centrato. Vabbè, potrai cambiare. Sì, giusto. Ma carino. Niente di rivoluzionario, però carino. A me i collezionabili piacciono, beato te la spaventa. Quando ce ne sono 400 da prendere, insomma. O quando il gioco non ti piace. Un po' lunga, cavolo. Quando il gioco non ti piace, vai avanti a stenti. Vai avanti a inerzia. Merci, mon ami. So long. Sei a me. Bye. Fantastic. Au revoir. Sei a letta. Alleghetta. Vai. Ti danno cose da fare. Sono ricercata. Sì, ho capito, Gaspare, però caspita. Appunto, quando te ne mettono una quantità infinita, che miseria. Cadono un po' anche i maroni. Ma se io rimanessi in acqua? C'è resistenza 4. C'è una resistenza di merda. Ho iniziato a Assassin's Creed Odyssey in francese, ottimo. Bello. Potrebbe essere una nuova esperienza. Ah, ma non sa nuotare? Cioè, nel senso, non ce la fa? E ora che fa? Si lascia andare? Volevo andare, buona serata. Ciao, Granchio, alla prossima. Va bene, ciao, Granchietto. È stato un piacere. Ci vediamo buona alla serata. Prossima. Ciao! Quando vuoi, siamo qui. Ciao! Ciao ciao! Wow! Mi sa che stai vivendo affogato. Affogato? Affogato. Già. È brutta morte. Cioè, e perché mica capito? Cioè, non poteva semplicemente rimanere a galla? Chi stai a te che non sa notare? E infatti, e muore. Dovevi andare alla scala. Ma io ci sono andata alla scala della cosetta. Cioè, comunque mi piace la gentilezza di Lara. Grazie, sono lusingata di codeste lusinghe. Grazie anche per le belle parole che hai speso per me. Grazie mille. Gentilissimo. Vai. Batti il pugno. Vai, bro. Ti porterà avanti con il canale sicuramente. Yeah. Lo spero e grazie appunto per la pazienza nel vedere c'è la scena. Granchio, è tutta una finta. Quando non è online è una bestia. Se non mi fai finire, Marco, volevo dire anche su di te una cosa. Lo so come vanno queste cose. Bello, Lara, sei bellissima, sei gentilissima, cuoricini, culettini. Ciao, ciao. Aspetta di conoscerla meglio, ecco, vedi, Altan. Questa è solo una maschera, una delle tante maschere che lei indossa ogni sera. Per imbrogliare voi, povera, poveri ragazzi. Caduti nella sua tela diabolica.
Lui è come lui, è anche peggio. Oh, faccio subito un sondaggio, eh. Oh, che cavolo. Madonna. Vabbè, niente, allora io quella missione l'ho messa. Cosa è successo? Direi che 57 dice bravo, l'aiuti molto, gli faciliti il lavoro. Perché gliel'ho chiesto io? Perché mi ha... Come si dice? Come si dice? Non mi viene la parola. Mi ha obbligato. Obbligato. Sì, sì. Veramente, veramente l'ho frustrato. Mi ha obbligato. Mi tiene sequestro in una cantina. Sono in una cantina sotto chiave, non esco da 3 mesi, non vedo la luce del sole da 3 mesi. Appunto per questo, io ho detto... Il mangiare è buono, però c'è poco movimento perché 3 metri quadrati, insomma, non c'è tutto da... la bike che ti ho dato non ti basta? Non mi basta, no. Non è... No? Ti dico che aiuta molto perché anche Gigliana mi aiutava così. Era la tua partner. Preferisco leggere io perché è comodo che legga un'altra persona. No, ricorda che dopo devi andare su Discord là, per dirti come si dice Zaijaver. È la mia ragazza. Ah, ok. Mm-hmm. Ragazzi, intanto siamo al 48,1% del gioco. Ce la possiamo fare? Sì, dai, faccio quello che posso. Fa quello che può. E molte volte lo fa pure male. Minimo sforzo e minimo risultato. Sì, infatti. Vado a trovarla il 19. Ah, ok, ottimo. Tra qualche giorno allora. Vai a trovarla, in che senso? Sarà in un'altra città, che ne sa. Bello. Non indaghiamo. Bello. Infatti non ci sarò per una settimana. Bella lì, meglio lei che noi. Vado a casa sua. Vai tranquillo, divertiti. Tu mi tieni andare a MG che ti faccio classi. No, me ne sto già chiudendo. Sto già riponendo tutto. Ho già disfatto il letto e mi ci tuffo. Io sono Veneto, lei piemontese. Urca, c'è un bel po' di strada da fare. Urca? Funzionano le relazioni a distanza nel 2021? Io sono in provincia di Brescia. Lei attualmente è a Londra. È a Londra, ma noi non abbiamo una relazione. Io sono io e lui è lui. Io a casa mia, lei a casa sua. No, assolutamente sì. Assolutamente sì. E dicevo, Veneto di dove? Un pezzo Friuli. Dai che deve andare, granchio, che fretta, lo stiamo intrattenendo. Ce lo racconta la prossima volta. La prossima volta. Dipende dalle persone. Già, verissimo. Allora, io, se voi ci state. Io ci sto perché me ne sto andando, quindi ci sto alla grande, qualsiasi parte tu ci voglia portare. Ok, no, infatti io volevo chiedere. Sì, la maggior parte no. Infatti io volevo chiedere. Io infatti volevo chiedere e andare dal nostro Allora vi dico i titoli come facciamo di solito, appunto per evitare. Allora, abbiamo Resident Evil. Poi abbiamo Resident Evil Code Veronica. Professor Layton. Sì. Che da merda. Poi abbiamo Resident Evil 6, tutti con Resident Evil. E poi abbiamo nient'altro. Cosa volete guardare? Io la mia moglie di Padova. Ho una cara amica di Venezia, anche ho da viva Vicenza. Io non ci sono, sempre se ne va. Io direi di chiudere qui, andare tutti a dormire. No, se devo scegliere io vi porto dove mi piace di più. Però portaci, non sa stare la Waller. io chiedo a voi prima, perché dipende voi cosa volete guardare la prossima volta. Ragazzi, io vado, ci si vede, notte a tutti. Ciao, Gomorra. Ciao, Gomorra. Buona serata, grazie mille. Lara, messaggio in codice. Codice 1. Forse non te lo ricordi. Niente, dai.
Ragazzi, stacco anch'io. Lara, devi imparare la pronuncia. Se qualcuno non lo sa, io sono dalla Sicilia. Vado anch'io. Ciao, Granchio. Grazie, alla prossima. Va bene, va bene. Allora, va che scelgo io. Va che scelgo io. Mm-hmm. Va bene, ragazzi. Okay. Ah, grazie a tutti per essere rimasti fino alla fine. Vi voglio bene tutti. Cuoricini e cuoricini. Ciao ragazzi, buona serata. Mua. Ciao a tutti. Decido io, rimanete. Arrivederci.